Benvenuti sul canale Zandarus, dove giochiamo a giochi strategici medium e heavy a giochi cooperativi. Da un po' che non ci si vede, ma Infatti, bisogna comunque tornare sugli bisogna schermi. tornare sugli schermi e cercheremo di tornare più spesso, anche se siamo ancora in fase di trasloco, quindi ci vorrà ancora un pochettino per tornare full operative. Ma oggi abbiamo un ospite dalla Germania, Oh, che Luke. può palesarsi in tutto il suo Non splendore. è, quindi lo sto toccando, è veramente qui. Abbiamo Dice, una volta che non Luca. facciamo Sandra e Raimondo, Esatto, beh, io sono vero? Rocco, Io sono Ario. ma noi due ci conoscete benissimo. In realtà Luca l'avete visto quando giocavamo ai Joe Steam, principalmente Esatto, Italia-Germania. Italia-Germania, ma la prossima volta dovremo giocare sulla mappa Germania e poi Così sulla mappa giochiamo. Italia. E Così vediamo così un attimo. La mappa facciamo Italia sarebbe mappa Italia e interessante. mappa Germania, mentre tu sei in Due partite di Germania. fila. Esatto, proprio così, pam pam. Va bene, ma direi di cominciare subito. Oggi giochiamo a Si chiama Pilgrim. 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 Questo è Ario. Esatto. Faccio il pellegrino in giro. Eccolo qua, il gioco nel. Questo è un gioco che è uscito l'anno scorso ad Essen. Che tra l'altro c'è stata un'epopea di questo gioco perché erano tutti prenotati. Poi è un gioco della Spielberg. Pellegrinaggio per andare a Sì, è stato un recuperarlo. pellegrinaggio. Perché la Spielberg, naturalmente, se andate al loro stand, hanno sempre una scarsità di copie incredibile, anche di tavoli demo, c'è sempre una penuria di roba. Gioco, ho detto, ah, è disponibile, non c'era proprio. Attendi un giorno, l'altro, arriva domani, e se finisce, sta il fatto che è arrivato un mese dopo, spedito. Quindi sì, c'è stata questa epopea, ho detto. Poi è arrivato sotto casa e ha detto, ma questo che cos'è? Apro, ah, mio, Pilgrim, mi ero dimenticato che esisteva. È un gioco che ha avuto anche un po' di riconoscimenti, tipo è uno nella selezione finale del Goblin Magnifico, per esempio. Poi non è entrato nei primi otto, diciamo, però comunque un po' di riconoscimenti l'ha avuti. Questo è un gioco che include la meccanica base del Mancala, quindi una delle meccaniche più ataviche possibile. Che a me piace sempre particolarmente, ovunque lo mettano. E dobbiamo appunto gestire questa città ed estendere la città collegando i vari siti di pellegrinaggio, facendo i vari tempietti, andando a creare delle rotte commerciali. Vedete qua su questo bellissimo tabellone esagonale, il centro città, dal quale iniziano i nostri lavoratori. Faremo una distribuzione iniziale a inizio partita, naturalmente. E tutto intorno ci sono queste tessere chiamate Duty Tiles, che sono le tessere azione. Chiamiamole tessere azione, sulle quali faremo le variazioni. Poi, qua sul bordo ci sono quattro siti di pellegrinaggio: nord-ovest, nord-est, sud-est, sud-ovest. Ok? E sempre. Qua intorno ci sono questi edifici che sono di livello 1, poi livello 2, livello 3. Ok, sono edifici che noi andiamo a costruire nel corso della partita. La barchetta che inizia nel sito di pellegrinaggio nord-ovest è il contatore del round, cioè alla fine di ogni round questa barchetta si sposta di 1. Quando raggiunge il sito di pellegrinaggio successivo ci sarà uno score intermedio. Quando ritorna nella posizione di partenza nord-ovest finisce il gioco. Quindi, se conti, ci sono tipo 26 round. Che dice sono tanti, ma in realtà sono pochissimi perché è un gioco di una strettezza incredibile. In cui desidererai continuamente avere degli omini in più, ma non li avrai. Quindi, qua abbiamo l'opuscolo informativo. Prima di tutto, Esco sì, sicuro. anche in tedesco se volete. Tu devi scegliere nel tuo turno, questo è il magnifico segnalino primo giocatore, un luogo, quindi o il centro città o una delle tesserazioni dove tu abbia almeno un omino. Ok? Quindi prenderai tutti i tuoi omini di quel luogo e li cominci a distribuire sulla mappa a mo' di Mancala. Quindi dalla città, vedi le frecce, puoi andare o verso nord o verso sud. Per esempio, vado verso nord, ne metto uno qui. Poi continuo sempre rigorosamente in senso orario. Quando arrivo ad est oppure ad ovest, posso rientrare in città oppure continuare in senso orario. Se faccio così, poi posso andare verso il basso, posso andare verso l'alto di nuovo e li distribuisco
in questo modo. Devi spostare almeno una roba, quindi se siamo così all'inizio del tuo turno, dico, oh, prendo questo, lo sposto di uno. Ok, quindi almeno uno lo devi spostare. Dopo che hai spostato, scegli se fare l'azione Type, che sarebbe la decima, oppure l'azione Duty, una di queste due cose. L'azione Type è quella più scarsa, l'azione che cercherai di fare meno spesso perché praticamente ti dà una risorsa, una semplicissima risorsa. Quindi tu devi scegliere una tessera azione dove tu abbia almeno un omino. Non necessariamente devi aver spostato quell'omino lì in questo turno, può essere lì da un turno precedente. Quindi per esempio seleziono questo, vado a prendere la risorsa della tessera decima. Quindi una pietra, un grano, questo simbolo qui. Dov'è? Significa una risorsa scelta. Questo è una risorsa scelta. È tutto qua. Scegli una tesserazione, i tuoi omini rimangono lì dove sono, ti prendi la risorsa di quella tessera. L'unica eccezione è la duty tile taxation, dove vedete non c'è nessuna tondino qua, ok? Quindi qua non si prendono risorse. Oppure fai l'azione duty, che è proprio l'azione principale, no? L'azione principale, di nuovo, scelgo una tesserazione dove io abbia almeno un omino e su quella tessera vado a vedere se ho la maggioranza, l'uguaglianza o la minoranza. Quindi se ho la maggioranza, come in questo caso 2 a 1, vedete che siamo anche così, io ho la maggioranza, non assoluta ovviamente, sennò sarebbe una tragedia, allora ho 2 punti azione. Se sono in parità, ho 1 punto azione. Se sono in minoranza, perché metti che tu ne hai due, allora ho 1 punto azione e se voglio fare l'azione devo pagare una moneta in più. Ok, pagare. Quindi quali sono le azioni? Allora, prima di tutto, allora, ordination hai 1 o 2 punti azione come al solito e ti consente pagando grano di migliorare i tuoi omini. Come vedi sulla tua plancia giocatore hai una zona per i servi, il villaggio. Questi omini, fin tanto che sono qui, non servono assolutamente a niente, li dovrei migliorare. Gli accoliti, invece, nell'abbazia, potranno essere migliorati in città oppure li andrei ad assegnare ad una di queste attività speciali. Colazione, ordination, tu paghi 1 o 2 punti azione, paghi 1 o 2 grano per o migliorare un omino dal villaggio all'abbazia o dall'abbazia al centro città. Tu sei l'ultimo, con 2 azioni e 2 grano puoi fare direttamente 1-2. È una cosa così. Poi ci sono le attività speciali, che sono le allocation. Di nuovo 1 o 2 punti azione, a seconda maggioranza, minoranza, eccetera. Per ogni puntazione tu assegni un accolito a queste attività speciali. Ho 2 punti azione, posso fare per esempio 1-2. Con 1 punto azione dall'abbazia a un'attività speciale, oppure da un'attività speciale ad un'altra attività speciale, o da un'attività speciale ritorna in abbazia. Ovviamente ci può essere solo un omino per attività speciale. Poi c'è la produzione, ok? La produzione decidi se produrre legno, pietra oppure grano. Di nuovo, se ho la maggioranza, produrrò 2 elementi, altrimenti con 1 punto azione un solo elemento. Scegli te che cosa produrre, o pietra o grano. Se 2 punti azione non posso fare 1 e 1, o 2 pietre o 2 grano. Questa produzione è anche indicato, viene migliorata dalle attività speciali che è qui sotto. Quindi se io ho assegnato un omino ai fields, quando produco grano ne produco uno in più. Ne ho assegnato uno alla Stone Mason, quando produco pietra ne produco uno in più. Inoltre ci possono essere degli edifici che possiamo attivare che vanno a incrementare la produzione. Ok, poi c'è, vediamo qua, Clerical. Allora, qua scegli se guadagnare monete oppure se guadagnare pietà. Scegli una delle due cose, 1 o 2, a seconda se 1 o 2 punti azione. Scegli per esempio monete, guadagni 1 o 2 monete. Pietà, 1 o 2 avanzamenti sul tracciato della pietà. Ok, lì sopra, come vedete, iniziamo già con meno 5 punti negativi. E poi questo tracciato servirà anche, spenderemo questa pietà per costruire, per esempio, gli shrine o i siti di pellegrinaggio. E quindi scelgo o una o l'altra cosa. Questo viene incrementato, lo vedi da qua, dal vestry. Ok?
Quindi quando fai l'azione clerical e vuoi incrementare la pietà, hai l'omino qui, sali di uno in più. Stessa cosa, se hai l'engraver, allora guadagni una moneta in più con questo. Poi c'è give alms, quindi qua andiamo a fare la carità. Tu puoi una o due punti azione pagare una o due risorse, in qualsiasi combinazione, in questo caso fra le monete e grano. Quindi per esempio ho due punti azione, pago due grano, ok? E salgo di due su questo tracciato qua. Se ho un punto azione, pago una risorsa e salgo di una. Qua, quando arrivo al secondo, quarto, stesso spazio, ho dei bonus istantanei indicati qui. Quindi, al secondo spazio mi fa spostare un omino dal villaggio all'abbazia. Al quarto, dall'abbazia alla città. Al sesto, dal villaggio direttamente in città. Il primo che arriva al sesto, ok, si mette in questo spazietto ad indicare che è lì per primo. Se qualcun altro raggiunge la sesta posizione è considerato per secondo. Chi è primo, poi durante lo score intermedio, quando raggiungiamo il sito di pellegrinaggio successivo, andrà a mettere un omino dagli accoliti qua sopra. E a seconda di quanti ne hai a fine partita, farai da 5 a 26 points. Quindi questa è quella roba. Poi c'è vabbè, la taxation ti consente di prendere una risorsa scelta. Poi vai a selezionare un'altra tessera dove hai la maggioranza e ti produce le risorse indicate dalla tesserina che vedi qua. Serve per produrre altre risorse. E poi c'è il Build Roads, ti consente di fare le strade, ok? Comprese di strade dritte, curve gentili, curve strette. Upgrade, che sono questi col simbolino della conchiglia, e ti consente anche di fare gli shrine, che sono questi qua. Ovviamente questi sono tutti pezzi limitati, quindi una volta che non c'è la strada non è più disponibile, non la puoi fare. Allora, le strade, uno o due punti azione per mettere uno o due pezzi, come al solito. Allora, le strade normali, quindi dritte, curve, i guadi, i ponti, costano tutti una pietra. Gli upgrade, che sono questi, che vanno a migliorare le altre strade, costano due pietre. Quindi quando costruisco una strada, prendo un pezzo, devono partire rigorosamente dalla città. Quindi per esempio faccio così. Questo è il mio punto di partenza. Scelgo io uno spazio, parte dalla città. Ora, la primissima strada che sto facendo, ci devo mettere sopra un omino ad indicare l'appartenenza. L'omino lo prendo o dal centro città o una delle tesserazioni intorno. Non posso prendere dagli accoliti della mia plancia in generale, va sopra così ad indicare che è mio. E quell'omino rimane lì per sempre, quindi a tutti gli effetti ti riduce la quantità di omini che distribuisci in giro. Poi, voglio costruire un altro pezzo, continuerò, eccetera. A una certa, io andando avanti con i pezzi, magari ho questa curva qui, riesco ad aggiungere uno dei porti o mercati che sono quelli che vedete nord, sud, est ed ovest. Quando raggiungo un mercato, stabilisco una rotta commerciale, quindi devo prendere un altro omino dal centro o da una delle tesserazioni che va qua. E ho stabilito questa rotta commerciale. Cosa serve la rotta commerciale? Alla fine di ogni round, ok? Io prenderò una rendita per ogni rotta commerciale che ho stabilito, prendo una rendita in base alla posizione del mercante, che sarebbe questo omino qua. Quindi, se il mercante è qui, io prenderò una moneta. Se è qua, prenderò un grano, eccetera. L'unica eccezione è quando è sulla taxation e qua non c'è niente, quindi nessuna rendita. Se io ho stabilito due rotte commerciali, prenderò due risorse, due risorse. Quindi questa è la prima cosa. Con le strade posso fare anche i siti di pellegrinaggio. Allora, i siti di pellegrinaggio, se io faccio una strada così. Tra l'altro, le strade ne posso avere una aperta per volta, quindi fin tanto che questa non la chiudo, non mi arriva da qualche parte, non posso aprirne un'altra e nessuno può continuare la mia strada. Posso utilizzare con due pietre, fare gli upgrade. È un po' qua, è un po' come Yojo Steam, a tutti gli effetti, perché quando fai un upgrade, tipo voglio passare sopra, devo trovare un pezzo che non vada a distruggere la strada dell'altro. O sottopasso o ponte, eccetera.
i siti di pellegrinaggio. Quindi, per costruire il primo shrine, devo fare almeno una strada. Almeno una strada, e poi, in realtà dovrei fare una roba del genere. Vediamo così. E faccio uno shrine. Quando costruisco uno shrine, devo pagare una pietra, quindi costa sempre una pietra, e un numero di pietà pari alla quantità di shrine che ho in quel percorso. Quindi questo è il primo shrine che faccio di questo percorso. Pago una pietà, praticamente indietreggiando sul tracciato lì sopra. Ok, quindi lì bisogna avanzare prima di fare questa cosa. Questo percorso però lo posso allungare. Quindi se io voglio continuare questo percorso di pellegrinaggio e voglio mettere il secondo shrine, devo fare almeno altre due strade. Adesso sto facendo un po' a casissimo. Almeno altre due strade e posso mettere il secondo shrine, che a quel punto costerà una pietra e due pietà. Ok? Se voglio fare il terzo, devo fare altre tre strade e metto il terzo shrine e così via. Ok? È un casino perché ogni shrine ci devi buttare sopra l'omino. E in realtà questo non potrei farlo perché lo shrine ha un sacco di limitazioni su dove puoi metterlo. Non puoi metterlo adiacente alla città, non puoi metterlo adiacente al fiume, non puoi metterlo adiacente a un altro shrine, non puoi metterlo adiacente a un sito di pellegrinaggio. Io non l'ho mai visto fare più lungo di uno, perché è una roba micidiale. Non deve essere adiacente a niente. Esatto, deve esserci strada all'intorno. Allora, una certa... Qui si può mettere. Volendo... possiamo fare questo esempio. Sì, io tiro dritto qua e poi giri con questo qua piccolo. Giro, metto lo shrine, ecco così, e una certa io mi congiungo a un sito di pellegrinaggio. Ecco, ho fatto una serie di shrine e arrivo a un sito di pellegrinaggio. Quando arrivo a un sito di pellegrinaggio devo mettere un altro mino come al solito qua sopra. Questi saranno i punti che faccio a fine partita. Il costo è la quantità di monete e pietà come indicato. Quando completo poi un sito di pellegrinaggio vado a prendermi un favore del cardinale, che sono queste tessere qui. Queste tessere del cardinale hanno un valore che è 3, 4, 5, 6 eccetera. Devo contare il numero di strade più shrine che mi hanno portato a quel sito di pellegrinaggio. In questo caso sarebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, escludendo il punto iniziale finale. Vado a prendere la tessera con esattamente il valore 6. Se non c'è, se non c'è più, perché qualcun altro l'ha fatto lungo 6, non prendo niente, cioè non posso prendere uno con un valore minore. Questo è ammazzato. Ok, questo qua poi lo metterò qua fra gli edifici. Qua dove costruisco gli edifici avrò questi points a fine partita. E quindi questo è il set del pellegrinaggio, poi come vediamo dopo vale anche dei punti a fine partita. Mentre la rotta commerciale non ne vale, però ti produce risorse. Quindi qua vai a costruire. Con il construct invece puoi costruire un edificio oppure fare strade. Ok? A quando fai strade e hai un omino nel road engineer, fai una strada in più. Col construct fai strade oppure costruisci un edificio. Nota che con construct non puoi fare gli shrine. Se qua hai due punti azione puoi fare due strade, però se hai due punti azione non puoi costruire due edifici. Quindi se costruisci un edificio e hai due punti azione dai forfè alla seconda azione. Okay? Allora, costruire edifici. Io posso costruire un edificio disponibile. È disponibile quando è raggiunto... Ok, ho superato dalla barchetta, dal run corrente. Quindi all'inizio non possiamo costruire niente. Se siamo qui, posso costruire questo o questo. Quanto mi costa un numero di pietre pari al livello? Livello 1, 2 e 3, 1, 2, 3 pietre. Costruisco l'edificio e vado e lo metto sulla mia plancia. Ora, con Give Alms, l'abbiamo visto, al posto di fare la donazione per salire su questo tracciato qui, posso donare uno dei miei edifici. Quindi questo edificio qua l'ho piazzato qua, lo vado a donare, lo giro dall'altro lato, perdo il suo effetto, non funziona più, ma mi dà i points a fine partita. Di solito alla fine li doni a Raffica per fare i points. Quindi credo che poi
le azioni sono queste qui. Gli edifici come funzionano? Allora, gli edifici si attivano come azione bonus, azione gratuita. Io posso attivare uno o più edifici nel mio turno come azione bonus. Metti che ho costruito questi due, c'è l'opuscolo informativo dietro che ti indica tutto quanto, che cosa fanno. Se ne selezionano 4 per livello, anche se ce ne sono di più disponibili. Ok. Come azione gratuita posso attivare uno o più dei miei edifici applicando l'effetto. Alcuni hanno abilità passive, tipo ti dicono quando produci un grano produci uno in più, oppure alla fine del tuo turno sposto un omino da qui a lì. Ok. Posso attivare senza costi aggiuntivi un mio edificio, ma posso anche attivare gli edifici costruiti dagli altri giocatori o quelli ancora non costruiti. Quindi se lui, per esempio, se tu qua hai un edificio, questo qua dovrebbe farti produrre un grano in più. Sto producendo grano, dico voglio attivare il tuo edificio perché mi fa produrre un grano in più. Però devo pagare una tassa per attivare l'edificio. La tassa è in base alla risorsa dove c'è il mercante. Quindi se voglio attivare un tuo edificio e qua il mercante ti pago una moneta. Se qua ti pago un grano, eccetera. Ok? Se voglio attivare un edificio non costruito, deve essere disponibile, quindi raggiunto o superato dalla barchetta, ma in quel caso la tassa la pago la banca. Ok? L'unica eccezione è quando il mercante è sulla taxation di nuovo. Non c'è niente qua, significa che non posso attivare gli edifici non costruiti o quelli degli altri, posso attivare solo i miei quando è qua. Quindi alla fine del round, prima di tutto si controlla il limite, vedi che tu sulla tua plancia puoi avere al massimo 6 grano, 6 pietre, numero infinito di monete. Poi si muove in senso orario di 1 la barchetta. Se la stagione finisce, quindi raggiunge il sito di pellegrinaggio successivo, si fa il calcolo qui, dopodiché tutti gli indicatori si resettano. Ok. Nota che a me è successo, cioè l'ho visto fare, che se tu qua sei in maggioranza ma non hai omini negli accoliti, lì non metti niente ed è devastante perché poi se raggiunge di nuovo il nord-ovest naturalmente finisce, il mercante si muove di uno in senso orario e se i giocatori che hanno dei percorsi di pellegrinaggio si fanno la rendita. Poi sì, il primo giocatore viene dato a chi ha più pietà. Ok? Sì. In realtà, in teoria, tu che hai più pietà decidi chi è a chi darlo. Perché magari ti conviene andare per ultimo. Ok, quindi dopo tutta questa pappardella... da notare che abbiamo degli omini bianchi. È una cosa che mi dimentico sempre, il dummy player. Ok? Alla stagione, praticamente, alla fine della stagione, questo qua salta e si sposta così, questo salta e si sposta così. Un leapfrog, no? Una cosa del genere. Questo mi dimentico sempre di farlo, no? quindi, lo score in finale. Tra l'altro, questa è la genialata dei grandi uomini della Spielbox, perché di solito... Se ti ricordi Throne of Allegoria, cioè aveva questo blocchetto enorme per contare i punti che non sarà mai usabile nella vita. Qua invece i geni, non è che ti mettiamo il taccuino con i points, no. Te lo stampano qua e dici, no, ma brutto schifoso. Fotocopiati più volte questa pagina. Meraviglioso. Vabbè, stendiamo sto velo pietoso, quindi inutilizzabile. Mi faccio le fotocopie, non l'ho ancora fatte però. Allora, a fine partita, accoliti, un punto per ogni accolito che hai in città, sulle tessere azione o nell'abbazia. Tutti gli omini, ovviamente lì, che hai sulle strade, siti di pellegrinaggio, quelli che sono in attività speciali, quelli non valgono niente. Poi, i siti di pellegrinaggio, questi, i punti indicati sul pezzo. La pietà, la posizione finale del tracciato pietà, che se sei lì meno 5 e così via. Poi arms, che sarebbero questi, a seconda di quanti omini hai, da 5 a 26 points.
edifici che hai donato, quindi qua girati dall'altro lato, favori del cardinale con completi siti di pellegrinaggio in base al valore che c'è scritto, e un punto ogni tre risorse. Inoltre fai i punti in base alla lunghezza dei tuoi percorsi di pellegrinaggio. Ah, l'hai trovato? Sì. L'hai visto, l'hai trovato. Vedi che qualcuno ci ha pensato. Cioè, non hanno avuto la... Allora, per indicare questo forse è più facile far vedere l'esempio. Ecco. Allora, vedi che il giocatore rosso, andando verso nord-ovest, ha fatto una strada, uno shrine. Entrambi valgono un punto. Poi due strade e secondo shrine. Le strade lo sono due punti. Poi tre strade e tre strade e il terzo shrine valgono tutti tre punti. Quarta strada, che poi si collega al sito di pellegrinaggio, quattro punti. Li calcoli semplicemente in questo modo. Ok? Chiaro. E buono, così, semplice così. A inizio partita abbiamo 5 omini al centro, che in ordine di turno, prima ancora di iniziare il gioco, distribuiamo come vogliamo. Ok. 5, eccolo qua. Questo tac tac e questo tac tac. Ok. Quindi chi è primo, andiamo a caso. Dai, vai a caso, vai con la selezione. Ma inizia. No. Con questo meraviglioso segnalino, primo giocatore. Lo devi mettere in testa. Esatto. Ok, allora. Quindi beh, devo distribuirli. Distribuisci come voglio. Direi, sì, a partire da lì puoi andare sotto. Però cioè, nel senso, mi muovo come se fosse un momento sì, normale. Esatto, sì. Quindi posso fare ad esempio 1, 2, 3, 4, 5 per esempio. Cioè, l'idea che proprio per essere bravo io ho distribuito le tessere, perché queste le ho messe come mi indica l'immagine. Sì, se no sarebbero a caso. A caso ho provato una volta, anche bello perché per randomizzare, però ti possono capitare delle situazioni perché magari questa tessera, che è quella più difficile da raggiungere, se lì ci va, che ne so, la tessera di produzione, è lì per produrre un casino, farci arrivare gli omini ogni volta. Anche perché, forse mi sono dimenticato, quando tu fai l'azione duty, ok, e attivi una tessera, tutti i tuoi omini ritornano al centro. Questo è importante. Questo ricordo. Se tu fai l'azione type, che è quella semplice, no. I tuoi omini prendi questo e rimangono lì gli omini. Con l'azione duty, invece, tutti i tuoi omini della tessera che ho attivato ritornano al centro. Ok. Questo è effettivamente sì, importante. Ah, ok, puoi distribuire. Se vuoi ti possiamo dare un ausilio con le mani, no? Ah, tocca a me, facciamo il senso orario. Sì. Ok. Puoi allora... anche partire da qua sotto se vuoi. Sì. Ma non saprei, magari mettere i bastoni tra le ruote a Rocco è sempre emozionante. Sempre fare il cock block di quelli. Sì. aspetta, devi stare dritto. Devo fare. Ah, ok, mettere il bastone tra le ruote. No, a questo punto farei. Interessante. Si può anche fare così, e così. Puoi andare lì. Sì, se vuoi saltare questo, sì. Faccio così. Hop. Yeah. E poi andiamo giù, o vai su. Non puoi andare là, perché o vai vero, giù o vai vero, su. Vero. E andiamo su. Ario. La faccio così. Lui molto più semplicemente fa il giro. Faccio il giro, sì, faccio il giro. Proviamo così. Va bene. Quindi, tocca a me. Sì? Sì.
Io quello che potrei fare è, ad esempio, spostare questo qua sotto e fare l'azione là sopra, di cui sono in Sì. maggioranza e posso fare due azioni, e mi prendo due pietre. Oh yeah. E Sì. Dai, poi così qua questo scatenando giù. al Sì. centro. Ti sembra di fare tante cose, ma alla fine. Allora, a questo punto io farei questo, sono in maggioranza e Produci. produco. Sì, è un Produco. casino con il fatto che riprendi, perché poi per Ah, raggiungere sì. è un bel paletto. Un'altra cosa che mi sono dimenticato, la mappa non è tutta disponibile. Quindi, in tre giocatori possiamo iniziare a costruire dove vogliamo, ma se Appena io... arriviamo a tre non puoi. Esatto, se costruisci una roba qui, una roba qui, una roba qui, automaticamente il quarto quadrante è escluso. Ok. In due è molto più drammatico, soprattutto mi è capitato delle partite dove sei scelto questo e questo, e quindi attraversare il fiume... Te lo No. scordi. E queste tessere qui sono soltanto di attraversamento del fiume, quindi in teoria non si potrebbe fare una strada che va così, giusto? Perché queste tessere qui... Attraversano il fiume, infatti Queste non. qui non si possono utilizzare per andare nel quadrante che è bloccato, Esatto. giusto? Ok, quindi in teoria non si potrebbe costruire sul fiume del quadrante che non verrà utilizzato, È giusto? quella, sì. Ok, quindi produco due di pietra Dove c'è pietra maledetta? Ok. e questi ritorno qua. Infatti i pezzi da trovare giusti è un È un casino casino perché. micidiale. Io non l'ho mai visto attraversare il fiume. L'ho visto fare anche pochissime upgrade, forse perché non ho mai sempre giocato in due. Devi trovare proprio il pezzo giusto, sono di un limitato clamoroso. Ah, quindi tendenzialmente questo non si potrebbe. Questo si può usare soltanto qui. Oppure qui Sì, hai poi. girato. Ah, ok. Sì, quindi è molto difficile attraversare il fiume. Allora, diciamo, se vado qui, faccio così, tac, poi, come siamo in vena di produrre, produciamo. Ok. Quindi questo è avanzato, bom. Passa, si passa. Ah, non mi ricordo se la pietà è in parità. Se si va in senso orario. Sì. Se più di un giocatore condividono. Il vecchio Ah, gioco. sì, va in senso orario. Ok, quindi Altrimenti tocca a chi è più me. avanti puoi decidere. Ok. La barcata così non credo che possa. Oh, ha un cappellino. È un cappellino del cardinale, che Sì, dipende come lo guardi, no? Se lo guardi, se lo metti sdraiato sembra una barchetta, se lo metti alzato è un cappellino. Quindi lo puoi. Beh, E questa doveva essere una barchetta. Se se lo fai così sembra una barchetta con i remi, no? c'è un po' di fantasia. Beh, va, Che cos'è la barchetta? La barchetta Remi. questa qua, guarda. Ah, sì, È come forma. uguale. Come forma. Mi ricordi un attimo Taxation? Mi faceva prendere una risorsa che volevo io e poi... C'è un esempio che può aiutare. Taxation, che sarebbe questo qua sotto. Allora, quindi per esempio, giallo fa questa azione con maggioranza e quindi ha due punti azione. Quindi prima di tutto guadagna una risorsa scelta. Temporary. Ok. Poi mi dice che per esempio ha altre due maggioranze sull'azione produzione e l'azione costruzione che Ah, hanno posso la scegliere. pietra e monete. Con due punti azione scegli dopo la risorsa a scelta o due pietre o due monete o uno e uno. Quindi praticamente tu vai a scegliere
fino a altre due tessere su cui ha delle maggioranze e ti produci altre due di quel tipo. O se hai due maggioranze, uno e uno. Ok. Quindi io posso spostare adesso questi due che ci stanno al centro, corretto? Oppure uno di quelli Oppure uno di all'esterno, quelli sì, che ci stanno uno. all'esterno. Quindi io potrei spostare. Questo qui. E questo qui. Corretto? Ah, Sì. Questi qui fa, erano fa, qua, fatto tac, sì, tac, sì, uno ha fatto tac, esattamente, tac, sì. tac. E faccio l'azione di Taxation. Ti taxation. Taxation. prendi una risorsa più una risorsa da qualche altra parte. Da dove c'ho la maggioranza? Corretto? Da dove la maggioranza prendendo una risorsa sola. Ok, quindi in questo caso posso prendere ad esempio un grano, perché Un la... grano a Sì. scelta, È poi scegli da lì, è una. un'altra scelta. Se tu avessi avuto la maggioranza qua, sceglievi un'altra tessera dove c'è maggioranza e ne prendevi due in più. Ma qua, avendo la parità, prendi Ok. una scelta più una. Ok. Ma dato che non c'ho maggioranza da nessun'altra parte, non mi conveniva fare sta roba. Quindi hai un grano e una scelta. E prenderò una moneta. Esatto. Torni qui invece. Questo si muove solo quando si arriva qui. Ah no, è vero, questo qua mi dico sempre alla fine di ogni round di Ok, uno senza invece sono raga. questi che saltano Solo solo. quando c'è il pellegrinaggio. Ok. E ricalco la roba lì. Le monete, quelle lì bisogna farli marciare. Andiamo a fare questo. Tac e attivo Build Roads con due punti azione. Quindi iniziamo a paccare due pietrelle per mettere due pezzi. Io potrei fare praticamente. Uno e due. Per una roba del genere, devo dare un omino. Purtroppo gli omini bisogna cominciare perché sennò sono pochissimi. E boh, una roba così. Va bene. Io farò a sto punto 1 e 2 e farò. Ah, perché appunto c'è quello lì bianco che dà fastidio, che disturba Disturba la la quiete quiete pubblica. pubblica. Beh, questo qua lo prendo solo dopo la maggioranza, quindi in questo caso se io facessi questo non lo prenderei da nessuna parte. Corretto. Ah, perché non hai maggioranze da. Puoi attendere momenti migliori. Posso attendere momenti migliori. Però che uso questo, che comunque non ho la maggioranza. Vabbè, Però ti fa spostare un omino. Fa... infatti sposterò un omino in Stone Maison. Road Engineer. Road Engineer, diventa Per un road. Ok, fare più strade. Quindi è andata. è andata. dove è Sì. andata? È andata Lì. via. Questo qua si muove. Questo qua si muove. Siamo ancora lì, quindi questo qua. Allora, confession box. Praticamente confession box è come avere, essere avanti di due in più per assegnare il primo giocatore. Sai, quella roba lì. Ah, ok. Chi usa quell'azione lì? O chi ce l'ha? Chi ce l'ha? Chi ce l'ha? Ok. E com'è che si costruiscono quelle Vabbè. cose Col construct. lì? Ok. Qua andiamo di là a location. Quindi non sarebbe male. Bisogna assolutamente fare della produzione, puoi andare a spostare omini. Però il processo è tanto tanto.
Però iniziamo a fare questa cosa. Allora, se sono lì. Allora, posso attivare? Sì, posso attivare la location. Attivo la location. Anche tu sposti Sì, due tizietti in realtà. Posso farlo due volte. Proviamo a produrre di più. E Ok. l'altro magari incrementiamo le produzioni. Ok. Io muoverò questo qua. Faccio build roads, quindi vuol dire che posso costruire una road in più, sempre Sì, pagando, però non è gratuita. Ok, con una tre road pietre fai tre pezzi. con 3 pietre, faccio 3 pezzi, quindi darò via 3 pietre e farò 2 strade e una di queste, però devo mettere due Ah, fai. mini. Ah, quello sì. Aspetta, partiamo così, Ma magari. partiamo dalla strada. Ma magari. Cosa? Vuoi andare inizialmente a farti una rotta commerciale? Perché avere quella rendita sin dall'inizio. Dici? Ah, anche Non lo perché so, significa che non hai bisogno anche di consumo di questa. ecco, anche quello devi Giusto, indietreggiare. infatti facciamo così. No. Ah, no. No. Qua. Ma forse potrei fare così. Ah, no. No, dove che è? Di qua 1, 2, 3 più lungo da No, fare questo rotto. qua è il più corto. Uno, due. Ah, però lì come arriva? Bisogna avere una curva sul fiume. Ah, perché dovrei su questo, non su Perché questo. Ah, ok. se Giusto. perché adesso non riusciamo, ma se uno poi costruisce il Ah, qua pezzo, qua si può c'è da tre costruire. qua. Eccolo qua. Perché Beh, sennò è bastava lunga. Anche trovarne uno da tre, perché sennò non perché serve a all'inizio niente fare il costruirne percorso con lo shrine significa che dai uno meno per la strada e uno per lo shrine. Ne hai pochissimi in gioco e ti toglie. tre. Do not worry about this. Puoi incrementare il coso del boiafouse, per favore? Il boia fause, giusto. Allora, Perché significa che azzeriamolo per sicurezza e ho un attimo che devo andare a sbloccare il vale mappa. doppio, magari, questo boia fause. Hai fatto esattamente quello che volevo fare io. Mannaggia te. Il tempismo. Quindi ne hai messo uno qui. E poi te ne va uno sul. Allora, aspetta, no, questo era qua, questo lo faccio tornare e questi due li metto uno qua e uno qua. Perché così almeno questi due li posso muovere e far fare cose. Ok. No, no, nota che se tu riesci a trovare un pezzo upgrade che dalla città ti fa una biforcazione, allora a quel punto possiamo coesistere, perché possiamo avere il punto iniziale di più giocatori che si biforcano dalla città. Va bene, quindi dobbiamo far No, avanzare. tocca a me. Stavo pensando un attimo a dove mettere sta Ma rotta è commerciale. vero, perché era Ero io. su. Ok, infatti, metti qua. È rimasta soltanto quella da 4. Allora, innanzitutto vorrei spostare, se non ti dispiace, quello blu lì. In questo modo c'ho la maggioranza lì e potrei costruire due strade, giusto? Sì. Ed è quello che vorrei fare in teoria. Ma dove? Ok, vediamo un po'. Eccolo qua, il tubo di Faust di prima è Grazie arrivato. mille, Ecco, solo gentilissimo. uno? Sono una, Per insomma. adesso solo uno, però.
Sta così, staremo girando il secondo. E tra poco arriva. Allora, è rimasta quella da 4, questa da 4, semplice da fare, senza costruire, senza sbloccare niente qua. Sono tutte da 4, in realtà. Sono tutte da 4. È quella più affordabile. Potrebbe essere quella. La cosa che sto pensando è: costruisco qui e tutto dritto. Tutto dritto, oppure blocco il quadrante, il terzo quadrante, in questo modo non vi permetto di costruire qui. Do what you want, cosa priority spree. Mi sa che farò. Qua comunque sarebbe sempre lungo 4. Sì, sempre lungo 4. Quindi a questo punto blocco il quadrante perché do più fastidio. Mi pare legittimo. Quindi spendo 2. Fai due pezzi, quindi uno dritto e una curva leggera. Potevo spendere uno in più? No, perché non ho il tizio lì, okay. L'ingegnere. E prendi un omino, non so da dove. Prendo l'omino da qui. Grazie. Bon. Va bene, quindi questo gira, questo si gira, quello gira. Ricordi che tu adesso alla rendita la moneta, prima si sposta, poi c'hai. Oddio, monetina. Ah, sono io. Io monetina. E questo si è spostato? E quello ora si sposta? Il pozzo è quello che ti produce un grano in più. Tutto molto interessante. A questo punto io farò 1, 2 e attivo quest. Aspetta. Ah, per ogni grano. Aspetta, fammi pensare. Vorresti produrre più grano prima. Eventualmente. Vorrei produrre più grano prima. E ah, però aspetta, facciamo così. 1, 2. Faccio questo. Prendo un grano. In più qui ho la maggioranza e prendo 2 monete. Oh yeah. Le monete a cosa servono? Le monete o quella è la minoranza se vuoi fare l'azione, oppure le puoi usare qui per salire su questo tracciato, oppure servono poi se completi i siti di pellegrinaggio, lì ne servono un po'. Ok. Io farò la seguente cosa, prendo questi 3 e faccio. La barca passa anche da qua sopra? No, vedi che salta. Ah, vedi che c'è la freccia che salta. Quindi in realtà ci sono altri 2 round dopo questo e poi c'è il conteggio. E quello cambia sempre, come vedi all'inizio partita si tira il dado. Si mette il sito pellegrinaggio dove si piazza e ci deve essere sempre uno spazio vuoto fra il sito di pellegrinaggio e l'edificio davanti. Okay. E faccio allocation e quindi ne posso piazzare 2 di questi. Okay, giusto. Piazzo 1 in e questi ce li ho. Alla fine del mio no, quel vestri quando fai l'azione è questa. Quando fai questa azione, vuoi salire sulla pietà, sali di uno in più. Ok, allora mi sa che farò. Vedi che sull'opuscolo informativo c'hai l'azione, e poi sotto c'è enhanced by. Ok, quindi mi sa che mi servirà road engineer. Sicuramente. Stone. Che è enhanced by
Quando produci legno ti dà. Ok. Quindi hai fatto questi. Sì. Grazie. Vai tu con te. Ario, cosa vuoi fare? Schifo. Allora, proviamo a buttare giù questo. Questi due. Anche se mi turba parecchio quella. Però vado giù di produzione. Vado giù di produzione e produco grano con maggioranza più uno. Quindi un po' di grano me lo faccio. Quindi questo si muove, questo si muove. Hai una risorsa a scelta. Una risorsa a scelta. Prenderò di nuovo una pietra stavolta. E questo l'hai già preso. Ok. A questo punto tocca a me. Io farò uno. No, non tocca a me, tocca a lui. Ah, l'avevamo girato già. Non già passato, no. Ok. No. Allora, che cosa farò? Schifo. Molto probabilmente faccio sposto questo qui e faccio produzione che mi dà una pietra in più. Quindi fai tre pietre. Faccio tre pietre. Corretto? Sì. Bello, bello, uno mio, tre pietre. Vai. Allora, quelli... c'è un problema a fare quella roba lì. Vado qui. Qui. Maggioranza non ce ne sono. No. E prenderò... È un po' disdicevole sta cosa. Però prenderò una risorsa scelta. Sì. Prendo una pietra. È molto disdicevole. Oppure per fare questa menata, io dico, non mi prendo la pietra, ma faccio l'azione Taif. Qua c'ho presenza e mi prendo la moneta. Così almeno non devo togliere io mini. Sì. 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 Sei molto 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 fastidioso, sappilo. L'obiettivo della mia esistenza è creare fastidio. Perché la gente è così fastidiosa? Proprio nel DNA così. Vabbè, io dovrò per forza fare qua e mi prendo due pietre. E finisce un altro giro? Nuovo giro, nuova corsa. Io mi prendo un'altra pietra. L'infermeria, cos'è che faceva? Ti dà più uno al location, all'azione ordination. Pagando un grano in più ti fa migliorare uno mila in più. Che non fa schifo. No. Da notare che lì l'abbiamo completamente ignorato. Adesso sì. Tra l'altro scatta subito, cioè... Prossimo round si muove già subito. Sì, sicuro vedere. Nessuno arriverà a 6, quindi... Ma basta che tu avanzi anche solo di uno. Si va a vedere chi è più in alto. Ah, ok. Non per forza arrivi no. Il più in alto, ok. Semplicemente se arrivi più in alto sei sicuro che nessuno ti può rubare il primato. Ho capito. Ma il però fatto almeno è che è difficile da raggiungere... Mi sì. Il giro. Ok, tocca a te. Tocca a me.
E in caso di pareggio nessuno mette. Ah, in caso di pareggio... No, questa è una bella questione. Dov'è quella roba lì? Merchant. No. Bello. Allora. Quello con più pietà. Sì, ma vedete che è in caso, se il pareggio persiste ancora, l'ordine di turno. Quindi chi è il primo di ordine di turno? Ah, devo fare qualcosa. Io. Devo fare qualcosa. Però se faccio questa muccata e ci vado io. Sì, però poi dopo passerà a me l'ordine di turno, quindi sarò io il primo in ordine di turno. Quindi se ci vado anch'io. Ma questa si calcola alla fine? Passa. Di... Dovresti andare anche te. Questa si calcola alla fine o all'inizio del... Appena la barchetta arriva qui si calcola, oppure alla fine di questo turno? Beh, però per andare avanti, cioè... cioè, si gira tutto, no? E poi quello va avanti, cioè... è parte dell'andare avanti. Finisce il round, si muove la barchetta, poi si vede subito, season end. Infatti, perché vedi, dice check all player's gain, move the ship to an order marker if season ends, quindi è dopo, subito. Quindi prima si muove questo, quindi se anch'io ci vado, io metto il cosino là. Ma intanto lo faccio così a stima, questa cosa, così posso pagare due grano. Metti due questi e così mi fa migliorare anche un omino. Anche solo per quello. Va bene, io farò la stessa cosa. Uno, due grano. Aspetta, tu sei andato da... Ah, da lì. Ah, uno, due. Stessa cosa. E metto... Miglioro un omino. Però, insomma, che in realtà... Si muove la barca e poi se la stagione finisce si fa quello, perché il passaggio del primo giocatore è l'ultimo step. Ah sì, no, perché io move ship turn marker ho pensato move, cioè per questo non è una ship, allora allora aspetta, ci devo pensare. Non so se è, perché per mettere giusto la mina puoi attivare questo e te ne butti giù due. Ne migliori due. Cacchio. Questa cosa è... Però mi sa che farò così a sto punto. Uso questo. Ah, prima devo muovere. Muoverò questo. Poi uso questo. E metto questi due mini qua. Pagando questi due. Esatto. Ok. Invece io farò qui è inutile, tanto non lo potrò fare mai. Farò build roads qui e ho la maggioranza e ne posso costruire tre perché c'ho road engineer, giusto? Sì, quindi sicuramente costruisco, se non ti dispiace, quei due. Uno e due sono... Ci metto l'omino, uno di questi. Voli. Ciao. Ci vediamo al porto. Ah giusto, io... Ah sì, l'ho perso. E poi, dato che ne posso costruire tre, dato che una l'ho finita, ne posso iniziare poi un'altra. Poi aprire un'altra strada. Ah, che meraviglia. Finalmente una gioia. Ma è una gioia, però, no, ogni tanto. Finalmente una gioia. Ne metterò una qui. Dritta. La metterò... storta così. Con un altro mino del centro, sì, no. Per favore, un buia fausto, sì. Così simpatia. E spendo tre pietrelle. Okay. Una pietrina, ok, quindi si
fa così, si vede sta menata qui. Andrò evidentemente a mettere l'omino qua, fortunatamente ce l'ho, si azzera. Ah, si azzera? Sì, si azzera sempre, se no... Move merchant clockwise. E voi prendete le un grano. Tu. Prendiamo un grano. Sì. E con lei il suo grano, ah, ce l'ha. Dobbiamo anche switchare i bianchi. L'ho appena che... fatto. Ah, ok. Fatto. Quindi questo si muove. Questo lo metto io. Ok. Q. Posso fare 1, 2, 3, 4. E sono sempre fastidiosi i bianchi ma di un fastidioso sono pochi ma sono pochi ma fastidiosi. Ok, perché Boia Faus me l'hanno già fatto 1, 2, perché non so, allora la pietà bisogna farla là, è un casino. Questo gioco mentre se così mi bastano quelle ruote. Sì. Deve avere due rotte commerciali. Quanto servirà? Allora, facciamo così. Perché? Perché non c'è niente che voglio fare veramente. Però lo farò. Faremo questo. Prendo un grano. Più qua sono in maggioranza. Più una moneta. Una moneta. Cioè, c'è due monete perché hai. Qua è la maggioranza. Una scelta più due perché qui allora ok più due monete, allora monete a Iosa e questi qui ritornano a casuccia. Allora io prendo questi qui, e vado, ho un disperato bisogno d'amore di sti tizi qua. Boia allora... Faust, ma non venire da me, ma cosa vuoi? Ma chi ti ha invitato? Oltre ai bianchi ci sono anche i blu. E poi eventualmente ci sono i gialli, se vuoi degli altri cock block così. No, ma puoi togliere il Boia Faust perché farò questa azione qua. Secondo non lo so, sì, sto contento, ma comunque c'è. E posso muovere questo lì. Ha fatto ordination. Ok. Quindi tocca a te. Sì. Allora, produco. Con uno. No, lo sposto, ma in realtà voglio attivare il construct. Con un puntazione perché lì c'è parità, ma voglio fare l'ultima strada. Ah sì. Ah, perché sennò lì. Tac. Poi temporeggi. Bisogna farlo quello. Ok. Mi sono andato in giro, tac. Tac. E quello. Prendiamo una pietrina. Iniziamo a avere tante pietre. Ehi. Ok. Allora. Tocca a me? Tocca a te. Di nuovo a te. Vuoi rifare di nuovo la stessa azione? Forse. Ci sto pensando un attimo. Perché non sarebbe male. Non sarebbe male. Perché l'alternativa sarebbe location, però no. Rocco. Mi dispiace, ma... Allora io ne metto un altro di Boia Faust. Lo metti doppio, con gli interessi. Non mi ricordo se avevo pagato già il grano. Vuoi usare questo? No, un attimo, non mi ricordo se avevo già pagato il grano prima. Non, fare non mi sembra, non so se... Allora lo pago. No.
Però questa volta faccio taxation. Ah, quindi stavolta il boia Faust è doppio, Stavolta pari. E sì. quindi questi tornano a casa. Quelli Non hai tornano a altre casa, maggioranze. Prendi non ho altre maggioranze una risorsa qualsiasi. e prendo Un grano. una pietruzza. Ok. Sì. Che fastidio. Ok, io ho pochi di qua. In realtà io ho tre omini che girano, Allora quindi facciamo così. dopo di lui. Sì, no, intanto sto pensando nella mia testa, visto che lui ha modificato le carte in tavola, Allora io potrei fare questo. Ora faccio un construct. Io faccio un construct, costruisco un edificio, facciamo il pozzo, va? Con una pietrella. Boia Volevi Faust. proprio questo? Scusa. Ero lì pronto, pronto, dicendo, cambiamo idea, allora faccio questo. invece... Questo ti fa andare avanti lì. È come se fossi virtualmente due in più quando si vede chi Chi è è. primo? Sì. Soltanto perché è Sì. primo, Però sì. vuol dire che potrei essere sempre primo, ultimo, secondo, terzo, in base a come. Sì. Cioè, Per tra adesso, fino a quando. adesso. Quello mi dà una pietra in più. L'infirmary, cos'è che faceva? Cosa che faceva? Ti dà una location in più quando fai allocation. Questo qua location. Ah, questo mi fa muovere uno in Ah, più. allocation e ordination, quindi entrambe. Ah, È come ok. avere una puntuazione in più. Che Ok. schifo non fa. Schifo non fa. Però lo farò dopo. Prima farò a sto punto questo. Pago due monete. Salvi di due lì. E salgo i due lì, che mi fa pure promuovere un tizietto, giusto? Finisce un altro giro? Sì, nuovo giro, nuova corsa, sì. Toccante. Questo gira. E Non. non abbiamo Tu hai appena niente. fatto la strada. E non prendo Non ti è servita niente. assolutamente a Alla library. niente. Alla fine del tuo tour muovi un accolito della città direttamente in una duty action. O nell'abbazia. Quindi dalla città a una duty action. O Direttamente. all'abbazia. Questo non è male perché ti sposta l'omino. Della città alla duty action che vuoi. Oppure dalla città qui. Questo non è male perché se lì hai da mettere l'omino, Ah te sì. lo riporta subito lì. E Sì. questo l'hai spostato a me? Questo poi lo vado a vedere. Fare quello. Dove mi muovo? Considerate, no, quello no. E giù. Almshouse, cos'è che faceva? Ti dava. Almshouse è quando fai arms e ti fa salire Ah, praticamente uno uno in in più. più, ok. Ma se io fa. Oh, io potrei fare questo qui. Attivando taxation con maggioranza, poi ho quell'altra maggioranza, quindi una risorsa scelta più altre due risorse scelte. Mi pare buono. È una. Facciamo due pietre e tanto grano prontamente ne farò a pacchi. Facciamo una monetina. E taxation sono qua. Io faccio 1, 2, 3, 4. E farò questo, pago 2 grano per fare. Pago 2 grano per fare, beh, 1 e 2, perché tanto è buona lei. E questi qua tornano qua. Ok, io farò uno e due, c'è la maggioranza con Boia due. Faust, così, solo perché ormai questo posto tu Scusa, non lo puoi più usare. ho pagato due grano e posso prendere o due da qui e metterle qui oppure Poi una uno da fa qui. attack direttamente. Sì, questi Farò intanto sì, torneranno qui, farò qui. Ricorda due che che vanno qua. adesso dov'è? Ah no, c'è questo.
Perché ricorda che tu puoi attivare i edifici disponibili. Sì, infatti pensavo di spendere una monetina. Però in questo caso il mercante dov'è? Sulla taxation. Quindi non si può. Alla grande. Bene, ma non benissimo. Ok, quindi abbiamo già fatto That's un giro. It. Sì. Vai quello va avanti, questo va avanti. Si gira, una monetina per tutti. Una monetina. Una monetina. Ok, io farò adesso 1, 2, 3, così con questo 3 posso fare due costruzioni più, siccome ho il road engineer, una in più, quindi posso costruire in teoria due strade e un edificio. Ricorda che in teoria anche se la maggioranza, se fai costruzione edificio, dai forfè alla seconda azione. Ah ok, a prescindere, quindi... Ah, ok, pensavo che potessi costruire un solo edificio, ma... Però secondo me se hai quel più uno puoi fare un edificio e una strada. Che comunque è un bonus in più, quella del road engineer. Perché qua diceva solo only one building may be built per construct duty, quindi pensavo che puoi costruire solo una building, ma non che dovessi fare per quello... È un po' lo spreco, effettivamente, però... No, perché sennò a sto punto... Non mi interessa, cioè non mi serve essere in maggioranza, mi basta essere con uno per il bonus che ho io. Quindi, perché tanto anche se sono con uno, posso comunque fare sì. Uno e uno. Quindi a questo punto farò prima questo, pago due monete e salgo di nuovo di due qua, giusto? Mm-hmm. Ti sposti l'omino da qui alla città. Da qui alla città. E questi qua tornano e poi dopo ci pensiamo. Ok, allora Anche qua c'è per fare il calcolo di interno. Ah no, quello del solo. È un bel materiale questo. Sì, è particolare. È tedesco, bello resistente. Poi i foglietti per segnare i punti sono un po' carenti. Infatti questa cosa non ha niente senso. Allora, Season Counter uno. Di Abbots Duties. E due. Abbot. Abbot. Questo è per il solitario. Sì. E farò una... Mi sa che farò una produzione. Extract. Vuoi costruire una roba? Construct quella. Farò un produce di grano. Produci grano. Sì. Prendo uno di grano e sto qua. No, vedi, a building and a road can be both built with a duty value of 2. Però vedi che c'è il grassetto. Mi dice only one building may be built, perché se tu hai due non puoi fare due costruzioni. Però se hai due puoi fare uno e l'altro. Uno e l'altro sì. Sì. Uno e l'altro sì. Sì, quindi avrei potuto costruire una strada... Ah. È una costruzione una strada, più una strada, una strada gratis. Quello sì. Sì. Sì, era quello che volevo. Però allora devo di nuovo tornarci. Sì, c'è l'unica decisione che vai con due puntazioni non fai due edifici. Però no, infatti era quello possibili. Che io volevo fare due strade più un edificio. Va bene. Allora da lì dove cavolo vado a fare tipo. Madonna. Allora, se sposto questo in basso, la potrei fare l'ordination. Allora, faccio l'ordination. Maggioranza, in realtà.
No, prima. Posso fare una cosa? No. Perché mi sono dimenticato. Io volevo spendere una monetina per utilizzare la libreria. Ah, giusto. Non puoi costruirla solo, non puoi usarla solo se ce l'hanno, se l'hanno costruita gli altri. O la puoi usare anche se lì. Anche se lì, sì, puoi attivare, okay. Sì, puoi attivare gli edifici. Okay, quelli okay. Disponibili, raggiunti. Quindi, anche io attivo. Quindi uso la monetina. Allora anch'io attivo qualcosa. E adesso tutti. Io se attivo uno tuo pago comunque uno alla banca? O devo no, pagare uno paghi al giocatore. Se attivi sul tabellone paghi alla banca. Bastardo. Devo darti i miei soldi. Se vuoi più grano. Maledetto ladro. Quindi io uso la mia monetina per utilizzare la libreria che mi permette di mettere questo dove voglio io. Una tessera, sì. E lo metterò. Lo metterò. Qui. Ok. Sì. Quindi è finito l'altro giro. Quindi quello avanza. Quindi hai già fatto la tua mossa. Ho fatto, sì. Okay. Questo va a te. A me. Questo. Muoviamo un grano. Un grano. Quindi io sposto questo qui. E faccio clerical. Che mi dà uno di quello. Corretto? Sì. Sì. E quindi questo torna qua. E tu puoi pagare un grano per fare qualcosa. Puoi dare un grano a lui per ottenere un grano. Guarda, questo è in relazione, cioè se fai l'azione produzione e attivi questo ne produci uno in più. Cioè è legato, sì, sì, a quell'azione lì. Pago un grano, okay, per mettere questo qui. Usando la libreria. Mm. Allora, questo si è mosso. No, in realtà il sono dormitorio primo... qua invece sono io il primo giocatore adesso. Ah, è già mosso? Sì, okay. Sì, sì. All'inizio prima era Rocco. Cioè questa è l'azione che hai fatto te come, sì, primo giocatore. Mm-hmm. Ora tocca a te. Ah, te lo fa riprendere da una duty tile alla città. È il contrario, il dormitorio. Ah. Il contrario della libreria. Quindi tocca a te. Ah, hai già fatto, già fatto. Scusa, hai parlato nei miei pensieri così. Era un silenzio da Age of Steam. Esatto. La vado qua, qua. Buia pausa di silenzio. O lo dici bene. Buia pausa, basta fare le cose che voglio, che occuparmi gli spazi. Produciamo a raffica. Quindi ho la maggioranza, quindi 2 più 1 più 1 di questo più 1 del di questo, quindi si produce a manetta. E lo è ritornato lì, ok. Tocca a me. 1 2 3 4 5 6 faccio questo, pago 2 e questi 2 li metto qua e questi tornano qua e that's it. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Tac. Una moneta per tutti.
Allora, Cloister, che cos'è? Quando muovi gli accoliti a una duty tile, puoi saltare a una tile o la città. Ah, ti fa saltare uno spazio. Ok. Può essere carino. Quindi, tu cosa vuoi fare? Cosa voglio fare? Potrei prendere le risorse lì, ma bisogna iniziare a muoversi. Andare giù, io andrei giù. Sì. Vado giù qui. E vorrei attivare ordination. Con maggioranza. E poi... Ah sì, poi attivo l'infermeria con una moneta, quindi con 3 grano promuovo 3 persone. Posso fare 1, 2, 3. Perché 3 persone ha il bonus? Perché aveva... No, perché aveva la maggioranza, poi attiva cos'era? L'infermeria. Ah, com'era? Giusto, l'infermeria. L'infermeria che ti dà più 1 allocation o ordination. Sì, sì, ok. Okay. Giusto, bello. Allora, io farò... Farò... 1, 2, 3. Attivo questo. Costruisco 2 strade più un edificio. Quindi 2 strade. Che sarà? 1. 2. Vuoi fare un sito, una roba di pellegrinaggio tipo? Ma sì, secondo quindi magari al secondo, ah, perché con quello non puoi fare lo shrine, quella è la cosa. Oppure vai per un altro, se ce ne hai 2, hai 2 di quelle risorse all'inizio. Sì. Ah, ok. Che cosa? Ah, se il mercante ne produce 2, se hai 2, lo so, infatti è il motivo per cui lo voglio fare. E poi mi prenderò la library. Che è di livello 2, quindi voglio fare che mi costa 2, quindi 2 per le case più 2 per, cioè 2 per le strade più 2 per la library. E dopodiché muovo il tizio, muovo il tizio nel duty qua. Okay. Tocca a me. Io farò build roads. Posso costruire una shrine usando una pietra e una di, come si chiama, devozione? Sì, la pietà. Pietà. Quindi hai due strade. E poi 2 strade. Quindi mi costruisco una shrine qua. Devo mettere un omino, giusto? Sì. E questo torna qua. E poi posso costruire 2 strade. Volendo, se stai cercando di allungare oppure lo vuoi chiudere velocemente e arrivare direttamente. Ma vorrei allungare un po'. Potrei fare 1 e 2. Sì. Tac, 1 e 2. Quindi una strada così e una strada dritta. Così. Magari sì. Poi fai una strada, una curva stretta. E utilizzo gli altri 2. E poi non so se dare una monetina a Rocco. Do what you want, because a pirate is free. Secondo me è una buona idea, però. Ma sì, dai. C'è un'ottima chance. Grazie. E metto questo qui. Pure. Va bene. Oh, l'hai voluta la monetina. Almeno. Va bene. Va a compensare. Poi questo gira. Sì. Questo si muove.
Quello si muove. Una risorsa scelta. Io non so che prendere. Diciamo così. Prenderò. Io farò poi 1, 2, 3, 4 e produco 3 pietra con questo, cioè 2 pietre, voglio dire. A meno che non posso pagare qualcuno per fare la pietra in più, no? Pago... C'è la quarry qui. Quindi pago una moneta per fare una pietra in più. Ecco, perché avevo pensato a 3 pietre. Giusto? Sì. Allora, io sposterei quell'omino di là. Purtroppo ne posso fare... A più questo? Sì, soltanto uno. Quindi spendo un grano e sposto questo qui. Ricorda che io c'ho, c'è che c'è l'infermeria, quindi pagando una risorsa di scelta hai un punto in più. Ah. Cioè paghi l'infermeria, poi un grano per metterne un altro. Boh, grazie per il suggerimento. E ci sono. Ok. Tocca ad Dario. Guarda qui. Devo fare 1, 2, 3. Bello. Allora, vorrei fare un construct. Vuoi fare un edificio? Uno solo. Ricordati che puoi darmi una moneta poi per mettere dove vuoi. Che tenti la corruzione in maniera ostinata. Guarda, ne hai un sacco qui, mettilo da qualche parte, no? Allora, voglio fare... Allora, l'infermeria. L'infermeria, visto che va, costa uno, me la chiappa, no? Ok. Poi non vuoi fare quindi library? No. Niente. Ok. Va bene. L'importante è esserne convinti. Scusate. Finisce un altro giro? Finisce un altro giro. Quindi questo va a te. Quello si sposta. Quindi una pietra. Una pietruzza. Allora. Adesso sono in una posizione di accogliti un pochino più tranquilla. Prima ero proprio con l'acqua alla gola. Di respiro finalmente, però la situazione lì non è che mi permette di respirare tantissimo. Dato che non mi permette di respirare tantissimo, io farei così, prendo questi qua e faccio. Adesso continuiamo la strada, adesso sono due impossibilitato. Quattro. Ok. E poi che azione fai? Faccio produce. E ti prendi due pietruzze. Tre pietruzze. Ok. In questo caso se vuoi puoi pagare una pietra per prendere una pietra. Sì, infatti. Lo farò. Bravo, ottima scelta. Se vuoi puoi anche darmi una pietra per mettere un omino da qualche parte. Vuole. Esatto. Sai che non è... Questo marketing mi sta convincendo piano piano. Tanto tu ne hai uno, due, tre, quattro, alla fine, cinque, alla fine sei. Del round, quindi prima ho il tempo di usarlo. Damn it. Allora, fammi pensare un attimo se fammi accelerare un attimo. Allora, secondo me è una buona idea, perché comunque è come se risparmiassi un'azione e lo metti dove vuoi, quindi... Secondo me sei di parte. Poi, senza offesa. Secondo me è comunque una buona azione. Strada, non ho mai capito le strade dritte. Come potrei fare una strada... Però lo farò. Lo farò perché mi... Semplifica forse un po' la vita.
Secondo me sì. Questa roba è... Forse non è... Non è da... Mi potrebbe semplificare un po' la vita, sì. Esposto. Questo. Qui. Ok. Vai, Ario. Trovare un pezzo giusto che... È ma in realtà credo che sia esattamente come Age of Steam, non, che non puoi fare biforcazioni. Però dal punto di partenza questo sì, cioè, tu puoi partire da qui e poi incrociare, ma non credo che ci sia una biforcazione. Vuoi partire da qui? Cioè del... Ah, cioè sì, partendo da qui perché questo. Parti da due cose diverse, così intendi. Questo si può fare. Metterò una cosa così. Perché partono da due angoli diversi. Esatto, lì. Possiamo condividere oppure questo. E la... però poi ci vuole il fiume, sì. No, questo qui non ci vuole il fiume. Questo puoi andare direttamente qua. Ah. Però sarebbe un sito di pellegrinaggio scarso che arriva al sito di pellegrinaggio ma senza shrine, perché non ho possibilità di metterli. Mm-hmm. Questo qui davvero? Questo era qua. Ah, ok. Allora, sono lì. Eh sì, quello è un po' scarso perché non ci puoi mettere la shrine. Vabbè. Dovresti attraversare il fiume. Iniziamo. La location potrebbe essere interessante. In realtà parità, però ho sempre più uno dall'infermeria. Quindi sai cosa faccio? Location. In realtà poi mi servirebbe spostare questo qui. Questo magari per questo lo farei, non mi serve molto, però questo qua sotto, iniziamo così. Sì. Allora. Dunque, cioè, sull'infermeria... Abbiamo il dormitorio, che è quello che può dalla duty torna alla città. Cloister. Ah, tra l'altro ricordati che prima di passare puoi sempre decidere se usare la library per in questo caso per una pietra. In questo caso no. Ok. Io ricordo sempre perché la gente le opzioni disponibili, la gente se ne può dimenticare perché è facile non pensarci, perché ce l'ho io davanti. No, ma ti do ragione, cioè nella solidità sì. Ti do ragione perché ricordarsele tutte indietro nella prima partita è difficile. Allora, facciamo così. Uno, due, e attivo questa. Posso costruire due strade e un edificio. Allora, due strade, pago due pietre. Intanto facciamoci le strade così ci togliamo il pensiero. Uno e due. E dovrò metterci un omino là sopra. Mettiamo uno di questi, tanto questi torneranno qua. Qui c'è. Sì, qua, grazie. Che capitalista, oh, si è fatto due risorse ogni turno. Poi. Magnate. Vediamo se ci serviranno qualcosa queste risorse. Poi costruisco qualcosa, perché abbiamo detto, tra l'altro, questi valgono anche punti diversi. Se li doni. Quelli è uguale, quelli di livello 2 tutti 4. Esatto, quelli di livello 3 tutti 6. Però abbiamo... Cloister ti permette di muoverti più velocemente. Però facciamo una cosa. Prendiamo Confession Box. Pago 1.
Così posso scegliere se essere primo, ultimo o terzo per ora. Può darmi un po' di libertà. Vediamo se mi servirà qualcosa. E a questo punto direi che abbiamo fatto tutti. Già finito il giro? Sì. Eh sì. Allora va avanti. Aspetta, aspetta. Io decido di mettere questo mino da qualche parte. Dove lo posso, dove mi può servire? Lo metterò qua. Quindi hai due grano adesso. Ho due grano e voglio uno. Ti è così infierire miseramente. Dopodiché. Quindi adesso tu puoi decidere chi è il primo. Deciderò di essere il primo. Ma tanto sarei stato il primo comunque. Però decido di essere il primo stavolta. Perché faremo. Facciamo 1-2. Uso questa azione, quindi questi due torneranno qua, pago due monete per salire di due qua e quindi metto un omino direttamente lì e divento il primo. Ok, prego, avanti il prossimo. Ah, sì, la mia azione speciale l'ho usata perché ho messo il tizio qua, perfetto. Ok, io sposto questo qui che mi permette di avere due qui. Puoi spostare per favore quello lì. E questa qui non l'abbiamo spostata prima. Sì, sì, abbiamo guadagnato il grano. Perché mi ricordo. No, no, abbiamo appena spostato la pietra e abbiamo appena guadagnato il grano. Okay, sì, okay, sì, okay, sì. Okay. Quindi potrei decidere se darti del grano per spostare le cose. Sì. Ah, innanzitutto questi vanno qui. Non te lo darò il grano per adesso, mi sa. Mi dispiace. Ricordati che c'è sempre la libreria. C'è sempre la libreria, il grano, anche se tu dici. Però a che ti serve mangiare quando devi costruire? Fammici pensare. Esatto. A te sfruttare gli uomini, serve la pietra. Fammici pensare. No. Perché alla fine guarda che guadagni. Vabbè. Come vuoi. Prego. Lì. Quando poi dirai Boia Faust dopo, ricordatelo e dirai cacchio se avessi dato un grano a Rocco. Vediamo un stis. Mission Impossible. Tan 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 tan. Ah, se proviamo a fare questo. Proviamo a fare build drops, dai. Coraggio nero posso fare due, appunto. Però facciamo un upgrade, quindi due pietre, poi più una. Allora, era il pezzo, era. No. Sì, quello. Questo perché poi volevo fare. Vuoi andare sul fiume? Proviamo ad andare. Ad andare sul fiume. Devo sganciare un altro mino. E poi vediamo un fiume che. Uno dritto. Così potrebbe essere. Non c'è curva. Curva stretta fiume? Fiume dritto, curva stretta. Fiume dritto, curva stretta, no. Sono tutti dritti. Sono. Vabbè. Sono. O dritto o una curva gentile. O dritto, così. Curva gentile. Una roba così. Sì. Boh. Ok. A questo punto. Nuovo turno. Nuovo turno, in realtà questa si muove, si fa lo scoring, no? Perché mi hanno detto. Sì, per quella roba marker. Lì ti metti un tuo mino da qui sopra. Boh. Ok. Poi move merchant clockwise, quindi poi vediamo pietra, io prendo due pietra, voi pietra. Prendete una pietra. Tre zlut, ok. E poi i bianchi girano. I bianchi saltano. Questi qui andavano messi al centro, giusto?
Allora, siccome io e te siamo pari come pietà, gira clockwise tra me e te, quindi tocca comunque tirare per Ah, primo. ok. Ti do. Ah, vero. Ah, alla fine. No, niente. Non c'è nessuna fine del mio round ancora. Vai. Allora. Mi sa che farò la seguente cosa. Allora, innanzitutto questo lo muovo qui e poi di là, grazie. Poi faccio build roads con la Con maggioranza maggioranza più uno. più uno. Quindi ne posso costruire tre ed è quello che farò. Mi costruisco una shrine. Ma tanto il fatto che io ho la strada di qua vuol dire che io posso andare direttamente qua anche. Esatto, e anche qua. E anche direttamente qua. E infatti allo stesso punto mi conveniva fare questo. Vabbè. No, no, Ok, no, in che senso puoi andare ok. No, direttamente mi chiedevo se. Cioè, se questa strada mi permette anche qua? di No, usare. no, Yomini no. Ah, ok. Era quello che mi. Yomini no. Perché sarebbe stato Questa è la interessante. freccia. Sì, no, mi chiedevo se la strada ti No. aggiungesse un movimento in più La anche in quel shrine senso. la pago 2 di pietà. Beh, La seconda è due più pietà, 2 sì. e ne ho Una 2. pietà, due pietà. Ti va un altro Mi va un omino. altro mino e metto questo. Ok. E poi posso costruire due strade e posso decidere di o Tirare dritto. tirare dritto e prendermi un favore di quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 che mi darà 7 punti Però allungare è vittoria. lunga perché un altro shrine non può essere adiacente a un altro shrine Lo o al farei qui. sito. Farei 1, 2, 3, l'altro shrine, tac. Perché Ah, gli no, shrine non possono essere né adiacenti al fiume né adiacenti agli altri shrine. però nell'esempio c'era uno shrine adiacente al fiume. Ah, Se non mi c'era? sbaglio. Cioè, ma non Comunque, abbiamo qui non lo solo. posso mettere perché c'è lo shrine vicino. 1, Non so se 2, c'era, no, nell'esempio non c'è. non è. Ah, quello è di centro fiume? Eh sì. Ah, forse. Sì, comunque c'è. Beh, basta guardare. Basta guardare. Un sacco, sì. Però Ah, perché comunque allora. qui non lo posso mettere perché c'è uno shrine. Sì. Vicino alla città, un altro shrine, al mercato, sito di pellegrinaggio. Ah, sopra, intende, non Ah, sopra. sul fiume. Sì. Ok. Comunque io qui non lo posso costruire comunque perché c'ho C'è lo un altro shrine. scenario decente. Quindi Magari la cosa non funziona. vuoi allungare solo la strada perché ti vale. Poi 3 punti ogni strada che metti da qui, ti vale 3. Ah sì, questo è vero. Ci penso dopo, però per adesso la strada la faccio un po' più lunga. Quindi farei una curva gentile che è l'ultima rimasta in realtà. Malissimo, questa cosa è devastante. È l'ultima rimasta. Questa cosa fa Questa schifo. cosa è un mega buiafaus, duplice eventualmente. E allora farei così. Però Allora sì, cioè allora ti è. manca una curva stretta. di curve strette Ce n'è in abbondanza, ce ne credo. abbiamo. E in realtà mi potrei fare anche una dritta e poi una stretta, se proprio mi va bene. Perché con quella dritta ci vorrebbe una stretta, poi un'altra Ah, ok, gentile. no, allora niente, solo una stretta. Già Rocco sta pensando a fare intersezioni all'Age of Steam. Già cerca di incastrare le cose, se le guarda tutte, E analizza. devo averle sott'occhio per capire cosa testa fare. Ve le metto qua anche a voi da casa, così. Andiamo a vedere. Adesso devo ragionare su cosa voglio fare. Questo è fare un fiume, però anche i fiumi sono importanti. Ho speso le mie tre cosine. Potrei decidere di spendere l'ultima roccia di darla a Rocco per spendere
spostarmi da qualche parte. Mi voglio spostare da qualche altra parte. No. Oppure no, per adesso no. Ok. Va bene. Tocca a Ario. Ah, ok. Mi gira la situazione, eh. Ma secondo me questi tac tac ordinescio con maggioranza più uno per infermerie come al solito, ti do 3 grano, ti do parlare con la banca, parlo alla banca, farei 1 2 3, va bene, ne hai la facoltà, vai così, tocca a me. Sono indeciso tra fare una cosa o l'altra. Fai l'altra. Fai l'altra. Fidati. Ne vale la pena. Io inizio a fare uno, due e tre. Aspetta, no, non mi serve. Non... Te l'avevo detto di fare l'altra. In realtà questa era l'altra. Facciamo per adesso 1, 2, 3. Uso questa, pagando 2, per fare 1, 2. Potrei pagare una pietra per farne un terzo. Se vuoi un'infermeria. Una certa non serve più a niente. No, però. E poi questo lo metto qua. Lo metto là. Ok. Prossimo. Inizio il giro. Ah, Rocco, puoi decidere. Io sarò il primo. Naturally. Quindi questo va qua. Non si fa niente. Di niente. Ok. Dovevamo forse invertire i bianchi? No. Ah, l'abbiamo già fatto. L'avevamo già fatto prima. Cioè, perché quando è arrivato qua abbiamo fatto. L'abbiamo fatto. Prima il bianco era lì e lì. Erano qui e qua. Questo si è spostato qua. Poi adesso da questo si è spostato. Sì, qua. Ok, abbiamo fatto due volte. Perfetto, 1 2. Ok. Allora, tocca a me. Tocca a me. Facciamo che fare. Uno, due, mi do un po' di possibilità in più. Attivo questo, faccio 2 e poi questo lo metto qua. Ok. Cool. Prego. Io potrei. Deve essere per forza qui, vero? Neanche da qui può andare là sopra. No, deve essere nell'abbazia. Certo. Allora, io potrei fare... Però c'è un edificio, non so, forse cos'era, il dormitorio, no. Ma non è il cloister. Che te lo fa mandare dalla città. No, cloister è quello che ti fa skippare una duty tile. Allora il dormitorio. Dormitorio all'inizio del turno, un accolito può ritornare da una duty tile alla città. È il contrario della library. Ah, forse la library. Direttamente all'abbazia anche. Dalla città lo puoi muovere direttamente qua. Ah. Sì. Lì può essere utile.
Ah, quindi io posso far ritornare questo. Ah no, dalla città. Dalla città, dalla città all'abbazia. Quindi, okay. Quindi anche se è vuoto, devi mettere la mina. Allora, quello in più lo metto qua, perché tanto dopo se mi serve lo posso fare prima che scada il turno. Mi conviene. Sì. C'è un'abilità che mi permette di far E tornare questo quindi... qui. Se pago. No, non fra gli edifici che ci sono Far tornare sugli siti. cosa? Da qui a Da qui? un'attività No. speciale no, no. No. Quindi devo Purtroppo... fare Sì, questo. purtroppo avevo anch'io pensato la stessa cosa. Mi sa che farò. Che farò duelli farò 1 2 e faccio allocation per far tornare questo E quindi questo torna. e poi potrei pagare. Ah no, niente, niente. Questo è nel senso che l'infermeria dà più uno anche lì alla location. Però non lo posso fare perché il mercante è lì. Il mercante è in piedi. Ah, è vero, sulla taxation, quindi non attivi quelli degli altri. Ok, quindi Ario. È bello intenso come gioco, cioè. Una certa sì, c'è un casino su schermo. Ma se io faccio così, così, così. Boia Faust, basta! Toglimi le maggioranze o togliermi. Spazi sono questi. Sempre solo, però qui Ah, non ci sta andando più stanno. nessuno da 2 ore. Quando ero qui tutti venivate qui, ora che voglio andare di là tutti Non c'è, andate non c'è. No, non è uscita. Vabbè, facciamo 2 salite, eh. Tu. Questo. Ok, quindi questo avanza. Sì. Quindi questo avanza qua. Una moneta a testa per voi, due per me. Ah, moneta. Ricordati che alla fine del tuo turno puoi pagarmi. No, niente, non potevi in realtà perché eravamo in una fase sbagliata. Allora, io decido di rimanere primo ancora. Prego. Grazie. Ho molta pietà di voi. Allora, fammi pensare. Volevo solo capire una cosa. Taxation. Sì, perché lì Lì è più. mi avete rubato la Lì è la maggioranza. taxation, come detto, un po' così. Però l'esempio è una pagina successiva. Devo decidere allora cos'altro fare, perché potrei iniziare a fare quello, se no, però con quello non mi faccio abbastanza cose. Con quello non faccio niente. Con quello, se no, faccio così. Muovo avanti questo qua. Salgo di 2. E poi questo lo mando qua. Con il mio coso. Ok, vai.
Farei cosa? Io sposterei questo qui. Sposto questo qua. Poi con una monetina che da Rocco. Mi piace comunque quando... Mi sposto questo e lo metto. Lo metto o là o qua. Rocco sta monopolizzando un po' tutto. Il monopolio totale. Eh sì. Do what you want con Pirates. No, dimmi, quale userai prima, questo o quello? Così capisco se metterlo qui o lì, dato che ti ho dato una monetina. Ha qualche anticipazione. Cioè, se mi dai una monetina in più, te lo dico. Non ti basta una monetina? No. Per quella me la devi. Allora, lo metto lì, dai. Perché ovviamente... No, non voglio sapere niente, non voglio sapere niente. Vabbè, vai. Altrimenti qui mi fa pagare... Rimango senza mutande. A cosa ti servono le mutande? Quello è un problema, senza mutande. È più importante vincere o le mutande? E allora... Andrei sotto. Prima di tutto, andiamo a produrre. Vorrei fare della pietra. Però lì sono due pietre di maggioranza. Di una della Stone Mason. Proprio per essere sicuri, pacco una monetina alla banca per attivare la quarry. Lo sei, quindi vabbè. Ok. Posso dare una monetina? Va bene, dammi una monetina. Che ne dici di una monetina? Vorrei metterne uno qui. Ok, tocca a me. Tocca a me perché in realtà finisce il round. Questo non gira perché me lo tengo io. Quindi però questo gira, facciamo un grano. cosa? E poi dopodiché si costruisce. Facciamo così. Io muoverò questo qua. Userò questa azione qua. Ottimo. E puoi mettere per favore un boia fausto intanto. Boia fausto eccezionale. Ok. Allora, l'ho mosso lì, quindi cosa farò? Costruirò in realtà due strade e una shrine. Mm-hmm. Faccio una strada. Poi devo mettere un omino pure. Sì. Così dalla regia. Facciamo che metterò questo omino qua. Mm-hmm. Poi una shrine. Poi una shrine. Che stanno qua. Che mi costerà. Quindi una pietra più un'altra pietra più uno di questi. Mm-hmm. Dopodiché devo costruire un'altra strada. Costruirò. Quella cosa al dolore, due pietre. Sì, adesso le facciamo. Ah, e lì è un doppio buia fausto, cioè praticamente mi ha segato le gambe in una maniera clamorosa. Beh, ovviamente quello faceva parte anche del piano. Sì, il piano malefico. Però non posso usare questo in realtà, perché non c'è... Eccolo qua, in realtà, sì, esattamente questo qua. Okay. Scusa, quell'intenzione va su in mezzo al fiume? Dopo dopo la strada posso continuare anche sul fiume, perché dopo posso mettere questo. E proseguo. No? Assolutamente. E quindi così. Ok. Però non hai nessuna... E devo mettere l'omino sopra. Cos'è che non ho nessuno?
Non hai nessuna curva dolce che ti arriva alla shrine, che ti arriva al posto di devozione lì. No, Tu fatti i fatti tuoi. Non stavo un attimo pensando che cosa. lo so. Giusto, perché se vai dritto, dritto per dritto. Però lì la potevo intuire, No, invece in andare realtà verso se dovresti sud. andare dritto, 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 poi una così e poi tac. Esattamente Esatto. quello è il mio piano. I piani sono quelli. Ecco che ho capito. Boh, tocca a me. Faccio quello. Prima devo muovere. Ah, devi muovere, sì. Prima devo muovere. E se non volessi muovere, perché non c'è niente, devo muovere per forza. Ah no, in teoria potrei. Aspetta, io devo Ce n'è mettere questo e questo e questo questo. qui, lo andrò a mettere. In realtà non è che abbia così tanti posti che mi interessano, lo metterò qua. Devo muovere per forza oppure. Quello sì. Devo muovere per forza. A Sì. almeno uno sì. È questo qui la bastardata, no? Sì. E quindi ti ho dato praticamente una monetina A gratis. gratis. A gratis. Ah, perché non è. Beh, puoi muovere un altro anche. Ah, avrei anche quello. Eh sì. Non avevo visto che avevo questo qui. Muovo questo e faccio. Quello spendendo 2 di grano Quindi questo torna qua. E e poi questi due vanno vanno qua. qua Ok. poi non c'è più grano, niente, basta, stop. Tocca a te. Lì veramente. Forse avessi preso il pezzo per andare verso sud, sarebbe stato meglio. Sì. Però puoi Vedi. fare. Perché lì sicuramente non riesco a fare uno shrine, a meno che tac, poi tac, ma è da omicidio, una roba del genere. Però magari per raggiungere il sito di pellegrinaggio potrei intersecare una tua eventuale strada qui. E no, potresti fare lo shrine qui e Però qua è perché è adiacente adiacente all'altro al shrine. suo shrine. Quello è Per quello lo volevo l'inculata. fare in fretta, perché se no non potevo poi farlo io, capito? Però in realtà mi pare che tu puoi anche cambiare la strada, no? Potrei migliorare. Ah, posso demolire una. Demolire. Sì, come un'azione puoi demolire questa, demolisci questa e poi. Cioè. È una perdita di tempo allucinante. Già Sì. le azioni sono poche. Secondo me io potrei cercare schifosamente, non faccio nessun shrine, una merda, però cerco di arrivare dritto. Sì, dovresti comprare quella cosa lì. Ah, questo è semplicemente per togliere o avere lo spazio. Ah, però non puoi costruire lo Però. shrine vicino al coso. Basta anche solo fare strade, strade, strade senza shrine di mezzo. Ah. Semplicemente vado a collegare il sito del pellegrinaggio. Solo che non ci sono le curve Non puoi gentili. collegarlo. Non puoi collegarlo. Allora, se faccio le strade, solo strade. Senza sì, senza shrine. Ma non puoi collegarlo al posto di pellegrinaggio. Non ci sono le curve. Sono tutte incazzate queste curve. Nessuno è gentile. Oh, ciao Ayaka! Oyasumi nasai! Yasumi! Ayaka va a dormire. Giustamente sono le 10. Per lei è ora. Qui Che situazione proprio da Age of Steam. da cock block. Allucinante, io posso rinunciare a quella roba lì, mi ha fatto perdere risorse, mi ha Puoi fatto. collegare questa però. Se ti colleghi qua e poi fai dritto dritto, ti collega a questa almeno. Se c'è il pezzo che supera il fiume così. Eh sì, secondo me ci dovrebbe essere. Sono due. Questo e questo. E Allora, questo, cioè sono. No, ce ne sono più. guarda, intanto vorrei poi andare lì, quindi.
Poi c'è intanto questo, poi Beat the Rods. Ne costruisce una. E con quello. No. Con due c'è questo. Non è questo. È questo. Cioè con questo. Ah, Roginia, sì. Comunque sì, in ogni caso ce l'hai. Allora, curva strettissima. Vai. E poi una roba che mi attraversa il fiume. Sì, c'è. C'è. Perfetto. Oh. Una gioia. Vai. Almeno una gioia, dai. Allora, tocca... Nuovo turno. Al nuovo turno. Tocca al signor nuovo turno. Questo va avanti. Ah, Wego Yard, tra l'altro... Ah, ti fa prendere un edificio disponibile senza costi. Allora, io farò questo più questo e prendo tre pietre. Lo scriptorium è figo perché ti aggiunge un punto azione in più, come se avessi un omino in più nella duty tile che selezioni. Ah. Sì, no. Tocca a te. Avete preso la moneta? La moneta no. Allora. E tra l'altro questo tornava qui e questo lo metto. Ops, questo lo metto qua. Io vado qua e con l'ultima pietruzza che mi è rimasta vado a costruire questo. Vai. E dato che ho finito devo mettere l'omino. Un omino, sì. Qui ti costa però 4 monete. Attenzione, e 4... servono le monete, quindi prima fai monete magari. Mi costa 4 monete e 4 di e 4 sì. Di discese lì. Micidiale. Quindi questa azione qui la devo fare appena metto la sì, strada. Sì, sì. Ah, ok. Quindi se non puoi spendere... Sì, quindi non posso fare questa azione. Quindi da passare... No, quella era già lì. Ah, ok. Quindi non posso fare questa azione. No. Buia Faust. Buia Faust. Esatto. Bravo! Bravo! Oggi si... È la lista, vero che... Pompa, vai! Allora, a questo punto, dato che sono qui, io mi farei... Due. Questa qui mi ritorna. Mi farei due. Ok. Però devo muovere qualcos'altro. Dov'era l'omino? Era qui e l'ho mosso qui. Però adesso devo muovere qualcos'altro. O muovi questo, o muovi questi. Sì. Muoverò quello lì, per favore. Quello blu, questo qui, sì. E questo mi ritorna. Ok. A questo punto tocca Dario. Potrei anche scegliere di darti se vuoi una puoi darmi una monetina per fare qualcosa, sì. Dalla città ne hai un sacco. Potrebbe avere anche senso. Potrebbe, che dici? Potrebbe. Cosa ci suggerisce Ario? Suggerisco. Sì, dai. No. Mi sa che lo faccio. Tanto alla fine non penso che avranno niente le monete. Ogni tre risorse che ti rimangono. Ah, ok. Sì. Ok, that's it. Ok. Beh, meglio che niente comunque. Allora, se vado qui facciamo un give arms. Perché no? Paghi due. Con l'arms house ne ho anche uno in più. Mm-hmm. Ti do anche una granella. Fare tre salite. Tre salite così tac, sposto questo. Ok, quindi va avanti. Questo gira. Si fanno.
Questo, una risorsa stima. Qualsiasi. Dopodiché tocca a me. Tocca a me perché... Sei il primo forever proprio. Questo è nato lì, quindi adesso c'era il punteggio, quindi... E questi tornavano qua, tra l'altro. Sì. Io farò... 1... 2... 3... Questo poi lo farò tornare qua. E uso questa azione. Pago 2... Per salire... Come hai fatto a salire di uno in più? Perché c'ho l'Ans Audio. C'ho le mie qua. Allora non mi serve a niente farlo. E tanto non posso raggiungerti. Magari lo fai semplicemente per... Vabbè, un po' lo spreco, sì. Non me ne frega niente. No. Allora facciamo così. Ne avevo 3... qua, cioè che ho fatto girare, quindi in realtà no, ero così, ero 2-2, sì. A questo punto faccio che fare qualcos'altro perché ho preso male le tempistiche, quindi farò così e uso questa azione. Però a questo punto, anziché questi due, prendevo due pietra, perché mi serve la pietra, tanto era uno qualsiasi. Quindi la pietra posso fare 3. Allora. Non è questo. Dov'è? Lo sai che... Non c'è il pezzo che desideravi? Perché... No, non mi dire. Mi sa... no, che il pezzo che desideravo mi sa che ce n'è... Esattamente uno per tipo. Quindi. Quindi il buiapausa è imminente. A meno che non sia questo qua. Eccolo qua. Biccurista. Allora, poi cioè, dobbiamo cercare l'altro. Boh, è andato. Lì. Un'intersezione così a stima. Ma okay. Questi ritornano disponibili? Sì, ritornano proprio... disponibili in realtà. Ah. Più giusto. Ah. Quindi 1, 2, 3. Guarda tre. Che giro che si è fatto. 1, 2, 3. Eh sì. ti manca un percorsino lì. Sto pensando. Se ragazzi. Vuoi il dritto oppure... No, tanto l'ho già fatti 3. Tanto per adesso devo fare quei 3 e pago 5. Devo pensare per dopo cosa fare. Perché così ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, questo quanto è lungo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sarà lungo 7. Sì. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi il suo è 8. Quindi non ci rompiamo il cazzo a vicenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì. Finalmente. Good job. Vabbè, un po' di collaborazione. Good job. Non pensavo fosse semi collaborativo. Ok. Quindi, e poi quello che devo mettere gratis lo andrò a rimettere qua. Così... Boh, così a stima. Allora. Bank 111. Level 3. Io devo... Prima... Bello! Prima muovere. Con la banca, che arriverà tra poco, le monete possono essere usate come qualsiasi risorsa, compresa la pietà. Wow. Un bel jolly, quello sì. Io farò il clerical. Sì. E c'ho 2 di pietà. Blu. E poi... Gli piacerebbe, ma... Potrei spendere una monetina...
Potrei spendere una monetina. Non ho capito, potresti spendere una monetina, hai detto? Sì. Su quello, vabbè, se vuoi darmela, dammela, dai. Perché sto pensando che... È un'ottima idea, secondo me. Sì. Sì. Dai. Facciamo così, potremmo dire a Mari. Bravo. Bravo. Mi sembra un'ottima idea. Sì. Tocca a Dario. Dai, io vado. A me servirebbe fare questa cosa. Tutti gli effetti, né? Qui. E qui. Vuoi fare la location, dai. La location così. Questo tanto non mi serve più niente, lo metterei qui. Pietre. Dovrebbe produrre un po' di monetine. Le monetine sono sempre importanti. Sì. Infatti adesso inizieremo a macinare su queste cose perché è importante. Abbiamo ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6 turni. Quindi, è niente. Quindi finisce il giro. Questo va avanti. Io posso mettere finalmente un omino. Quello si resetta. Ah, tra l'altro io alla fine... No, questo non l'avevo fatto alla fine. Quindi era 0. Dopodiché questo, quello va avanti, questi saltano, io prendo due pietra, tocca a me, è un'ottima domanda, cosa voglio, tu mi dici cosa vorrei fare? Capirò subito. Perché mi può servire ancora quello? Forse no. Mi può servire fare 1, 2, 3. Poi faccio questa. Ah no, aspetta. Qui c'è qualcuno che rompe le palle. Chi è questo qua? Ma chi è questa persona? Ma focca la bindella, ma tu perché non ti fai i fatti tuoi nella tua vita? È questo che mi chiedo. Però tanto non è che ci possa fare niente in questo momento. E anche qui c'è gente che rompe. C'è gente che rompe. C'è gente ovunque. Ovunque. Ma in realtà non mi serve perché... Ah, no. No. Ho troppi pochi omini, devo avere più omini! Quindi così. Facciamo perché quelli sono tanti punti. Mamma mia. Va bene, faremo così. 1, 2, 3. Dopodiché... se faccio... questo, mi prendo una cosa, questa una cosa, quella una cosa, potrei fare comunque questo e costruisco una strada, così mi levo il pensiero, faremo così, però non costruisco un edificio, mi interessa costruire un edificio, probabilmente sì. Perché probabilmente no? Sì, quindi facciamo che farò qualcos'altro di un po' meno importante, tipo questo. Bravo, quello non mi serve più un cacchio. Facciamo che questo lo sposto qua. Ok, e faccio questo. Dopodiché quello gratuito lo metterò qua. Ok. Vai.
Allora, io farei taxation. Cosa sposti? Potrei spostare. Ecco perché adesso è anche utile l'altra che ti permette di tornare a casa. Sì. Penso dici, ma perché mi serve? Poi ti serve. Potrei spostare quello lì e faccio taxation. Oh, ma tu sei proprio per taxation io c'ho una gratis che è una monetina più dove ho la maggioranza due monete, un'altra monetina, altre due, perché c'è lì c'hai c'è la maggioranza, altre due. Se mi dici che posso prenderne di questa più, evadi. Ok, tocca a Dario. Servirebbe fare quello, ma anche riandare lì. Ah, però mi serve prima fare quella cosa lì, altrimenti non vado avanti. Per avere almeno quelle salite lì, giusto, che è una cosa incredibile. Vabbè, mi sono spaventato perché di qua ho visto che c'era un dritto. Ho visto un dritto e ho detto, cacchio, se qualcuno fa i dritti invece non dritto. Un po' di pietà. Più uno perché c'ho il vestri, faccio due balzi. Ok, nuovo giro. Nuovo giro. E vai. Tu che azione vuoi fare? Spiegami. Tac, granella. Che azione vuoi fare? Scusa, anticipazioni? Prima tu non hai anticipato. Io uno può sempre chiedere. Non solo non hai anticipato, hai anche mi hai fatto anche dire un boia faus, quindi combo. Allora, fammi pensare cosa voglio fare, perché in realtà potrei decidere di far andare prima te. Prima me? Che onore, davvero? Grande. Aspetta, vuoi soldi in cambio? No, faccio andare prima te e vediamo che cosa succede nella vita. Se mi fai andare prima posso essere solo contento. Con chi? Vai. Allora, dobbiamo prendere. Sì, grazie. L'ho già preso. Allora. Perché tu vorresti fare quella cosa lì? Forse. Quella gabola lì? In realtà ho due o tre cose che posso fare, però in base a cosa fate voi mi organizzo. Onesto. Intanto devi decidere cosa. Tra l'altro sono andato, ho preso il sito del pellegrinaggio, più schifoso. Perché costa 4,4 per 5 points e quello 3,4 per 6 points. Io lo so. Veramente. Ah, vero. Pensavo costassero, cioè fossero tutti uguali. Invece, no, questo 5,4. No. Quello 2,3 per 4 points. Ah, vero. A saperlo. E questa qual è? Scusa te. Scusa, Sì. Sì, è piccola. Ma non points. Non avevo letto i costi. Pensavo fossero più o meno simili. Vabbè. Aspetta, io non ho messo il mio mino gratuito. L'ho messo. Sì, l'ho messo qua, vero? Sì. Niente, io andrò qui e faccio l'azione qui e costruisco spendendo una pietra questa cosa qua.
Ok, paghi 4. 4 monetine e 4 di quella cosa lì. E poi... Ops, È il contrario. Ari non lo puoi più fare, mi dispiace. E poi devi... Metto un Bambino. sì. Uno del centro. Uno Uno. del centro, sì. Puoi prendere anche questo, se vuoi. No, no, no. Che E ho un favore degli dèi. lunghezza, cos'era, 8? Un favore degli Del dèi cardinale, ovviamente. alla terra mistica. Quello che vale 1, 2, di più, 3, eh? 4, 5. Ok, quindi tocca a te, Ario. Se faccio così e poi questo, 4 di questi e azzerami da fare una pietra, una strada dritta. Arriviamo lì. Oh, qualcosa posso fare. No, questo qua è questo. E va qua. Ed è corto, ovviamente, molto corto. Questo qua, 1, 2, 3, 4, 5. Guarda, 5. Questo. Bom. Ok, bomba. A questo punto io farò. Che praticamente ho fatto 5 punti qua per poi perderne 5 lì. Ah, sì. We are pause. Vabbè, ma c'è sempre tempo per rimediare. Due Allora, preghierine. io farò facciamo 1, 2, faccio questo che salgo di 2 qua. E questo poi lo metto qua. Dopodiché decido di diventare primo giocatore. Così. Questo Stato breve ma intenso. Breve, breve e circonciso. qua va avanti, quindi facciamo la pietra. Quello Come si è mossa? si muove. E basta. Tocca a me. Io farò questa azione. Però devo muovere qualcosa. Facciamo che muoverò questo qua. Faccio questa azione. Con questa azione decido di comprare. Costruisce una roba. Costruisco una roba, costruisco il dormitorio che mi costa 2 e in più costruisco una strada. Dov'è la strada? Una strada Qua dritta. dritta, qua. Eccola qua la strada. Oh. Dopodiché, e questo qua è fatto. Ok. Dopodiché, uno lo metto qua. Uno lo devo mettere qua, pagando 4 monete e 3 di questi. 1, 2, 3. E uno lo faccio ritornare in città con il mio dormitorio. Oh yeah. Ok. Prego. Ah, quindi lui passa sulle Passo strade. sulla strada. Sto capendo un attimo che cosa posso comprare. Mettiamo la direzione della strada, così si capisce cosa che strada stiamo facendo. Ok. Custom House, che cosa fa? Io non ho Qual capito. è Custom House? Custom House, quando la taxation duty claim a majority on any duty the active players acquires occupy. Ah, Taxation quindi è duty. come se fossi Sì, sempre. è come se fosse sempre la maggioranza. Quando Non è fai male. taxation. Sì, bisogna vedere quante altre volte farai taxation da qui a fine partita. Sì. Magari lo compri solo, cioè, a casissimo per poi donarlo, perché comunque Esatto. sì.
Factorio non è male neanche. Io qua... ah, ti sei chiuso il percorso per il granaggio, c'è cioè il favore cardinale. Ah, giusto, bravo. Questo, lì. Quello da 7. Già. Yeah. Sì, siamo a, a questa. Invece, Wagon Yard. Sì. Hire any live building for no fee. Ah, ti fa attivare gli edifici che sono sul tabellone senza pagare il costo. Ma farei allora. This may be used by the owning player when the merchant is visiting taxation. Quindi lo puoi, ti consente lo puoi di fare anche quando è lì il mercante. Sì. Allora io farei scriptorium, farei quello lì e mi prenderei lo scriptorium. E spendo uno. No, a livello 3, quindi sono un edificio di livello 3. Quindi? 3. Quindi 3 cose 3. Ah no, allora non posso. Pensavo questa sera. Aia. Ah, quindi questi erano due qua, ne? Sì. No, prima vuoi fare Boia Faust? Boia Faust. Sì, sì, ci sì, sta. Assolutamente. Siamo a 14, ragazzi. Qua si paga in Boia Faust. Costa 17 Boia Faust o 2 o 3 pietra. Te ne mancano ancora un po'. E niente. Produzione a manetta. E ne faccio soltanto una però. A meno che non paghi una pietra per farne un'altra. Per fare una pietra. Di nuovo, gioco qua. Sì. Mi sa che lo farò. Bravo. È sempre un'ottima scelta per questo torno. Se vuoi puoi pagarmi una pietra per spostarlo. No. No. Vai Ario. Sei sicuro? Sicurissimo. Ma prima dovrei fare quello. Troppi pochi omini in giro. Sopra sopra di tac e tac. E produzione. Produzione, sì, produciamo del grano. E c'è ancora questo. Faccio due. Ok. Ora tocca, giro finito. Tocca, sì, giro finito, quello va avanti, questo torna qui, quindi non produciamo niente. Dopodiché scelgo di essere primo. Farò uno, due. Uso questo. Faccio due monete più, perché ne posso fare tre perché ho anch'io Alm House, quindi due monete più giro uno di questi. Quindi salgo di 3 e questo qua lo sposterò qua. Ma puoi fare una o l'altra oppure tutte e due? E posso scegliere, immagino, aspetta, guardiamo... No. Qualcosa che avanza. Sì. No, lì dovrebbe essere combinazione varia, no? Sì, cioè con un duty puoi fare o questo o questo. Che no, questo è tedesco. Sì. Cioè, non ricordo, se non ricordo male, sì. Se doni, non puoi. È uno. O uno o l'altro. Vedi? C'è un bel. O fai alms o fai donate building. Per ogni duty. Oppure. Ah, cioè o giro una building e basta, o mi sa che faccio tre monete per ora e faccio così, e a sto punto metterò un omino. Ah, giusto, io posso far tornare gli omini, questo lo faccio tornare a casa e questo lo metto qua. Ok. Vai. E niente, farò l'azione che prima non potevo fare.
con tre pietre. Prima cosa muovi? Ah, muoverò questo di nuovo a farti pietre. No, in realtà lo muoverò qua e faccio quell'azione lì. Ho già usato le tre pietre. Esatto. E ti prendi lo scriptorium. No, qual è? Scriptorium o wagon yard? Non mi ricordo. Quello che mi dà più uno nella maggioranza. Lo scriptorium. Ah, ok. Bello questo. Mm. Ok. That's it. Per lei, Ario. Di casini. Faccio quello, tata. Allora, se faccio questi, poi do tre cose. Scorso questo qua. Ok, quindi abbiamo finito. Questo va avanti. Mm-hmm. Quindi di monete. Una moneta. E abbiamo ancora due turni. Questo è un altro. Mm. Malissimo. Fammi pensare, adesso ci penso. Io farò 1, 2, 3, 4. Non ho deciso se fare un'azione o l'altra. Perché adesso tu sei qui. Puoi fare massimo 3, non arrivi lì subito. Però... Quello è il disagio. Io forse mi conviene comunque fare questo. Sei di due. E faccio... No, uso il dormitorio per adesso. Giro il dormitorio, salgo solo di uno. Cos'è che facevo con quello? Posso... Con cosa faccio il colore? Dall'abbazia alla città. Ah, dall'abbazia alla città, Ma allora tu hai il coso che te lo riporti? Effettivamente, sì. Se mi serve. Ah, sì, giusto. Tanto alla fine del prossimo turno lo posso fare. Così almeno sono uno in più qui per sicurezza. E questo qua lo metto qua di nuovo. E poi vedo cosa fare dopo. Quindi questo turno, il prossimo e poi basta, abbiamo finito. Sì. Sì. Allora, a me sa che conviene... Abbandonare. Ragazzi, sì. Ciao, io vado. Maria, sì, io sì, esco. Allora... possibile. Sì, allora farò questo e questo lì, in realtà è più una sì, per sì, lo però scrittore. non posso manca il grano. Di più. E niente, ne farò soltanto uno. Ok. E quindi ho utilizzato questo che va qua. E poi
Nonostante avevi la cosa che ti dava comunque la maggioranza. Sì, ma in realtà questo qui l'avevo preso per girare. Donarlo. E sto pensando un attimo se darti una monetina per spostarmi delle cose che... No, non te la darò. Boh, basta. Così, categorico. Ok, vai, tocca a te, Ario. Allora, lì non se ne parla, purtroppo. L'unica cosa... Magari togliermi un po' di punti negativi dalla pietà, oppure togliermi questi che se sono qua non valgono un cavolo. prima però salirei nella pietà. Salirei di due, vabbè. Tac, tac. Fai. Uno, due, tre. E sono lì con uno in più. Sali di uno in più, quindi sali di due. Salgo di due, faccio due punti negativi in meno. Che già che comunque vuol dire fare due punti, cioè alla fine. Ok, quindi c'è il giro, tac, quindi tac, questo si grano. Fa grano e mi serviva prima il grano. Io ti con molta gentilezza dirò vai. Perché vuoi che faccio quello? Sono gentile io, qual è il tuo problema? Eh? Eh? Ma tanto potresti essere primo comunque. Sì, lo so, ma infatti è solo perché voglio vedere cosa fate e in base a cosa fate decido cosa fare io, perché ho due o tre alternative. No, io devo fare per forza, cioè ho un'azione obbligata che è questa. E ti giri la casetta. Però prima mi dovevo muovere. Vabbè, posso. Puoi muovere questa. Muove una cosa assolutamente a caso. Sì, tanto vai lì. Cioè, per forza questa è imparata di muovere. Perché non sì. È altro da. Ah no, anche questa in realtà. Puoi fare o così o così. Cosa preferisci? No, va bene così. Ok. E niente, mi giro questa. Ho donato un bello scrittorio. E questa è la mia ultima azione. Ok. Devo fare uno spostamento assolutamente a caso. Allocation. Mm-hmm. Con maggioranza più uno dell'infermeria. Questi tre. Boom. Allora, 3 points in più. Che non è male. Ok, allora, quindi fammi ragionare. Se vado lì, allora cos'è che dà l'accolito? Quanto vale l'accolito? Un punto ogni accolito che è in città, sulle tesserazioni e su qua, nell'abbazia. Sì. Non valgono quelli nei servitori e qua. Ok, quindi... E gli altri sulle strade, sui... Allora, facciamo un movimento. Quelli sulle strade non contano. Allora, no, che sui siti del pellegrinaggio, sui shrine. Non conta. No. Però questi che sono qui, comunque siano, sì. Vabbè, questo tanto lo faremo muovere qua. Perché tanto questo qua, con la mia azione, lo faccio ritornare indietro. Questo lo faccio muovere in avanti. E questo lo uso. E poi lo farò ritornare là. No, non è vero. Lo faccio tornare a casa. Fallo tornare lì prima. Se no. Se non mi dimentico, bravo. E questa azione faccio che girare a sto punto questa. E questa sale di una. E abbiamo finito tutti. Finish pastiglie. Questo andrà avanti. Hai il tuo omino lì. Metto il mio omino lì. Vai. Così siamo tutti e due a due. E poi tirare fuori il pastiglio. E tiriamo fuori il calcola punteggio. Allora, un victory point per ogni... Ma puoi scrivere lì, sì. Sì, per ogni personaggio nel Abbey, City o Duty. Quindi, raccogliamoli e contiamo. Quindi, 1, 2. No, vogliamo lasciarlo lì così facciamo... Facciamo la foto, dai. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, basta.
Quindi io 5. Poi avanti il prossimo. Non c'è qualcosa che scrive direttamente il... ci dovrebbe essere il coso di testo. Sì, lo so, però testo, mi piaceva. Va bene, mi piaceva così, ok. Come essere artistico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come le recuperate tutti quelli con l'azione? L'ultima che ho fatto, sì. Aspetta, no. Tu sei il giallo. Che domande faccio? E io ne ho 1, 2, 3, 4, 5. Tu come me. Poi i siti, i percorsi. No, io è facile perché schifo. 1, 2, 3, 4, 5. Easy peasy. Semplicemente, schifosamente così. Beh, è stato veramente 5. Poi tu sono. Tu sei questo. 1, 2 più 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2. Giusto? O questo non conta? No, quello lo conti separatamente. Ok, quindi quello 17. No, aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, questo vale 3. No, vale 1. Questo vale 2. Ah, vero, vale quel 2. Quel pezzo vale 2. Ah, sì. Ok. Perfetto. Allora, poi io 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Poi victory point per questi, io 6 e voi 2, 5. Poi meno 5, 9 per quello, quindi io meno 3, Ario meno 3 e lui meno 5. Quindi in realtà questo e questo si annullano a te. Questo. Poi Hans. Noi due abbiamo 11 punti. 11 a testa, io e te. 1-1. Edifici donati, io un bel 0. Allora, tu 0, io 8. Io 6. E tu 6. Cardinal's Favor. Io 6. Allora. Tu 6. Tu 10. 10. Ok. E io 8. Risorse 3. 1, 2, 3. 3 punti io. 2. 0. Ogni 3, giusto? Sì. Allora, partiamo dal blu. 5 più 17. Non si vede più niente. Aspetta un secondo. Ok. No, no, non vai in sovraimpressione questo foglietto. Più 10. Quindi 38. Ok. Però pochissimo. Poi 10 più 5 più 2, perché sarebbe più 5 meno 3. Più 11 più 6 più 2. 36. Beh, in realtà... quasi, dai, però comunque... poi 5 più 12 più 3 più 11 più 8 più 8 più 3, 50. Fica. Quindi... è un distacco notevole, siccome non se ne fanno tanti. Quindi è finita a 50, 38 per Luca e... 36. L'ottimo teacher come sempre. Great 36. Teacher come al solito. Dopo GTO abbiamo GTA. Così. Sì, esatto. Allora, va bene, facciamo parlare il nostro ospite che è venuto dalla Germania. Vieni dalla Germania. Ah, certo. Vieni. Allora. Allora, io mi sono trovato sempre stretto. Un gioco molto stretto. Sì, sempre stretto perché, forse perché ho costruito molti santuari presto. Ah, quello è un problema, sì. Perché la cosa che ho pensato all'inizio della partita, non sapendo come, data la scarsità di queste tile,
ho detto cerco di fare tutto il prima possibile perché, come è successo ad esempio, le curve gentili non si sono dimostrate Anche io così tanto è gentili. l'errore che ho fatto all'inizio. Conviene prima migliorarsi degli omini perché sennò rimani Esatto. con un giro veramente corto. Infatti io. Infatti ero sempre con l'acqua alla gola perché non riuscivo a far girare la roba e infatti non ho preso tanti edifici perché alla fine magari potevo fare quello. Non sono quasi mai riuscito ad andare a fare delle donazioni oppure a fare roba di questo tipo. E quindi questo mi ha rallentato molto. Mi ha aiutato però molto anche la cosa dei santuari. Secondo me ho fatto quel punteggio per i santuari. Beh, alla fine i santuari a te hanno dato 17 punti contro i 5 di Ario e i miei 12, quindi. Però secondo me quello che hai fatto tu è il giusto compromesso, no? Perché tu prima hai fatto partire il motore, che ti ha fatto produrre tante risorse, ti davano queste cose qui, ti hanno dato un sacco di azioni bonus, questi edifici, ti hanno dato davvero un sacco di azioni bonus, tu facevi quello che volevi nella mappa, e poi quando hai avuto le risorse hai costruito i santuari che potevi costruire. È stata una buona strategia. Poi tu mi hai detto, è come Age of Steam? E ho detto, boh, se è come Age of Steam devo capire come incrociare le cose. Infatti, appena capito il gioco, subito incroci, sale. Cioè, e Però lì mi è piaciuto. è veramente stretto anche sugli spazi, perché se qualcuno, questione di tempismo a livelli, se qualcuno costruisce proprio, ti taglia proprio le gambe, non puoi andare da nessuna parte. Infatti, ho visto tu venivi lì, ho detto, no, devo costruire prima io. Sì, è stato veramente Mettiamoci le mani terribile. avanti. Poi io, sì, io mi sono concentrato subito su fare tanti omini, perché ho cercato di fare tanti omini, e soprattutto secondo me il fatto che io avessi due strade mi aiuta. Cioè alla fine io ho ricevuto da più o meno quando la cosa era qua, mi sembra. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 turni in cui ho ricevuto il doppio, almeno 12 turni in cui ho ricevuto il doppio delle risorse vostre. Sì, sono d'accordo. Ho anche avuto l'impressione che, non so se per questo oppure no, ma questa strada da 3 che si fa all'inizio, se si riesce a fare il più velocemente possibile da 3, dà un po' di vantaggi perché E io ho fatto il primo turno. io ci ho messo poi un bel po' per fare questa rotta commerciale da 4. E infatti il mio primo Probabilmente boia sì. Faust è stato Sì. proprio Col potente. segno di poi addirittura cerchi di farne tutti di rubarle tutte e due quelle da tre subito. Che in realtà non è. Allora, adesso col senno di poi e col segno di siamo a Age of Steam. Ne mettevo una qua e una No, qua. non lo puoi fare. Puoi aprire soltanto una alla volta. Ah sì, eh sì. Quella, sì. Allora. Puoi avere una strada Vabbè, aperta allora non alla è come volta. Age of Steam. Meno divertente. Però, Non al posso contrario di rompere le Justin, cose. non sei costretto a continuare Qui non puoi la. neanche bestemmiare. Beh, perché qui Per il non tema. puoi costruire ogni turno in Age of Steam. Però quando costruisci devi per forza continuare quella, perché tanto non ne puoi aprire altre, quindi. Qui se bestemmi, se c'hai il favore del cardinale, lo Ma togli. qualcun Lo altro ha la perdi. stessa lunghezza. Infatti noi siamo andati a 14 Boia Faust, comunque. Che è una bella cifra. È una bella cifra. È il nostro score sheet bellissimo. Dovrò fare uno screenshot. Devo farvelo vedere in qualche modo. In qualche modo non si può mandare Condivisione sul server. schermo, qualcosa del Sì, sì, genere. sì, sì. Perché è epico. Adesso. Allora. Se facciamo screen sharing. E poi facciamo. Un po', dovrei averlo da qualche parte. Vabbè, Ah, aggiungerò. vabbè. Mentre tu intanto parla, io cerco. Tanto vai avanti, Niente. io cerco. Screen sharing. Mi piace anche la questione del quadrante, che se ne blocca uno appena costruisci il. In due giocatori, infatti, non mi piace tantissimo perché Secondo se me, se tu tu prendi i prendi due due opposti, opposti. cioè, veramente Ah, è macello. sì.
e non puoi neanche attraversare il fiume. Perché a quel punto qua, ragazzi. Che bello il nostro. Non incroci niente. E lì succede che praticamente uno prende il monopolio di là, uno diventa un solitario di gruppo. Esatto. Esatto. Sì, forse due giocatori potrebbe non avere senso se succedono queste cose. Secondo me non è molto divertente in due giocatori. 3-4 e 3-4 ci sta, anche 4 probabilmente sì. Deve essere sembra funzionare. Non so, ma in solitario. I bianchi ci sono anche in 4 o No, solo in 2 e in 3. Ok, allora ci sta perché sti bianchi rompono parecchio le palle comunque. In solitario in 2 ce n'è 3 e 3, quindi. Ah, ok. In solitario l'hai provato? Solitario sì. E gira. Proprio... funziona perché lui mette robe, costruisce, sì. Ma a caso oppure ci sono delle tese, delle priorità. Ah. Alla fine però tipo sulla preghiera, come cacchio si chiama lì? Clerical. L'abbiamo, cioè nel senso è difficile salire, nel senso non ci abbiamo mai respinto noi tanto, però di fatto io sono arrivato a 4, anzi in teoria non ho guadagnati 6 perché sono arrivato a 4, sono tornato quasi a 0 e poi ne ho guadagnati 2 a luglio. Poi anche il setup iniziale, perché gli edifici ci sono 8 per livello e se ne selezionano 4 a caso, quindi può cambiare sta roba. E anche il piazzamento dei siti di pellegrinaggio, perché magari cioè quello nord-ovest è sul 6 e poi ti compare quello nord-est sull'1, quindi praticamente immediatamente e prima di arrivare a quello successivo magari un sacco. E l'altro è un altro 6 e quindi fai... Altra cosa, come dicevo all'inizio, queste tessere qui, adesso l'ho messa bene, però se lo fai randomico e puoi farlo la seconda partita in poi e ti capita che ne so, la produzione qui... È micidiale. Lei la prima partita che ho fatto era qui. Deve essere divertente. Sì. Infatti all'inizio io mi sono trovato molto male su questo tracciato qui, perché non mi ritrovavo accoliti, perché li ho spesi tutti per le shrine eccetera eccetera. Quello l'ho visto soltanto alla fine della partita, cioè non ci avevo mai. Infatti tu non hai avuto niente, non hai messo niente là sopra. Esatto. E forse questa è anche un'altra cosa che mi ha limitato un pochino. Tornassi indietro, costruirei tutto sto ambaradan leggermente dopo e magari andrei un pochino più competitivo sulla... Io ho visto una partita che ho fatto, un giocatore aveva ne messi tutti e 4 qua, ma ovviamente fai un sacco di punti qui... Ma non ha fatto strade, perché non hai omini da mettere. Sì. O fai una cosa o l'altra. O un po', però... Sì, secondo me il bilanciamento che ha trovato Rocco è molto interessante. Però rischi un pochino. Infatti ha avuto un pochino di difficoltà per questa strada qui. Un pochino di panico. Hai detto Age of Steam. Risolto. Risolto. Basta. sì, ho avuto paura per la strada con il fiume. Poi fortunatamente ho visto ce n'era ancora uno e ho detto meno male, però perché poi ce n'era ancora solo no, perché in realtà mi sta sì, c'era questa qui che però è al contrario, quindi non si può perché ce ne sono due in un senso e due nell'altro. Sì, c'è un bel po' di tensione su sta questione della scarsità delle tile di strade. È bello teso, è un gioco bello teso. Non sembra, perché sembra che ci sia tanto spazio all'inizio, però diminuisce velocemente il range di manovra. Approvato, sì, mi piace. Approve. Poi okay. Qualità tedesca, non posso che approvare. Allora, leggici il manuale in tedesco. No, io tedesco sono zero. Vabbè, allora. Ma mangio cibo tedesco, però non parlo tedesco. E ti piace il tedesco? Tedesco solo al liceo l'ho fatto. Sai che mi piace. Vabbè. Però non è come il cibo italiano. Vabbè. Va bene, quindi... direi un matanè. Facciamo suonare anche Ario. Ario non penso voglia aggiungere un matanè. Matanè. Ha detto già tutto il buon Luca. Bye bye. Ciao. Bellissimo. Però la mappa bene.
quanti Boia Faust hai sparato? Ma anche tu. Boia Faust, ma proprio... Solo Ario se ne stava lì tranquillo. A fare le stesse, non gli ne fregava niente. Secondo me rideva, sì, sottintava. Ho rimuginato un pochino, magari mi sono trattenuto.